Come si fa senza un rumore? Giri la stanza. Come si fa? Un attimo, ti ho chiuso il Luca Int. No, Meno male che il film piace. aspetta, come chiusa? È aperta. Apri, apri. Apri? Apri bene. Si perde il profumo della stanza. Ah, e ma non chiudo tutte cose. Perché hai riavviato? Perché devo fare l'episodio, voglio. Guardi, che cos'è quel codice che mi viene? Ah, ok. Come si fa senza un rumore? Salve, buonasera. Avete apertura del server impostato tra un minuto. Ah, dite il joypad. Server online. Oh, devo fare tutto io quello che fa il tesoriere. Ma dai, non ha pagato le tasse. Giovinciulla le ha pagate, sono molto sicuro. Salve. Dai, non ha pagato le tasse. Ah no, sì che le ha pagate. Che cazzo fa il nostro... Ah, si vede che... Beh, o meglio anziano il signor tesoriere. Anzi, scrive le cose. Salve comunque, come va? Ma sai che mi sono dimenticato che cazzo dovevo chiederti? Ti avevo scritto delle cose. Ah sì, vabbè, il legno del Nether. Dovevi provare a iniziare a produrre. E ma ti servono gli arboscelli. E poi mi pare che per farlo ti serve il bioma. Cioè, ti servono anche i cubi. Devi parlare con Daniel, che è il mercante. Ah, è il mostro, che schifo! Ah no, è Felipe. Sembrava il mostro, invece è Felipe. Dedicata. Ah, ma vedi che nel Nether già c'è proprio una piantagione di alberi appena entri. Oh, mi dica. Ah, giusto, mi sa che è bravo che me l'ha ricordato. Proprietà. Volevuta. Ma questo è il sole che brilla insieme a noi. Volevuta. Aspetta, devo vedere, madonna mia, ti giuro sta cosa che fastidio, ma che fastidio, che Oggi fastidio. viene buffo. Che cazzo ne so. Insomma, manco se viene Buongiorno, pranzo. signor Turi. Salta sempre sulle casse, lei? Tutti saltate sulle casse, in Ma perché è divertente, in realtà? realtà. Hai anche ragione. Ma sto dicendo il contrario. Detto questo, ragazzi, che stiamo dicendo? Allora, Turi, tu sei vivo con legno, eccetera, ma... Io devo Sì, dare le dovrei andare tasse. nel Nether. Sì, un attimo solo che sta. Eh sì, ma solo una cosa. Allora, intanto scrivo il nome della signorina che paga le tasse. Che lei è Mi PSM. dica, signor Doge. Chewbacca. Ok. Chewbacca scritto. Ok. Prego. Per quanto riguarda il legno, avevamo un'altra cosa che ti avevo scritto da fare. Ah, fammi andare nella chat, aspetta.
Ok, quindi io adesso pagato torno a ah, fare. Sì, la signorina Stella. La signorina Stella aveva bisogno. Deve pagare meno, Ciuga, lo sa. Cosa? Lui è lei nella regione. Ma se non ha, non ha la casa. Ah, ok, niente. Ce l'ho il terreno. Ah, sì, 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 della strega che vuole il bosco. No, no, la casa devi avere. Lei non ha la casa, tu c'hai l'attività. Ah, il terreno dell'attività è quello. Sì, praticamente quando avrai la casa non la paghi la tassa, quando avrai la tua casa. Sì, no, sì, sì, lo so. Vabbè, ma vedi che... Non sapevo di che cos'era, ero convinta di fosse della casa, vabbè. Ah, no, 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 no. Allora... Io non pago tasse, ciao. Stai zitto e vieni a pagare. Allora, dovete pagare tasse, giusto? Aspetta. Pago tasse. Stipendi, andiamo a dare lo stipendio. Arturi. A me Felipe ha detto che non pago tasse. Ah. Dal mio stipendio togli le... Ma mica non paghi le tasse, le paghi magari una... Allora mi deve dire quanto viene... Quanto viene. Se non pago tasse. Ah, intanto vieni a prendere lo stipendio. Mi prendo anche il mio stipendio. Beh, penso che 40 è... Mi deve essere a posto. Ma lo stipendio? Cosa? Che cazzo di stipendio vuole tu? Ma tu sei fuori? Ma che è tutta sta gente? Che è successo? Le tasse, signor sindaco. Ah, le tasse, giusto. Ma... Qualcuno ha già pagato. Quanto costano i villager per, la, per le attività? Ma... Ah, ma non credo che a te ti serve se fai costruttore. One info, volevo saperlo. Niente, è gratis il primo. Ok, perfetto. Allora, Turi. No, perché stavo pensando un po' di cosette. Ah, va bene, tranquillo. Turi più Calogero. Avete l'attività, eccetera, eccetera. Mi devi dare terreno più casa. Hai detto tu sei nostra fede. Quindi non paghi da casa. Attività boscaiolo sono 25, 15. Più il terreno all'attività 15, 35, 40. 40. Ma il tuo compagno non viene, giusto? Intanto hai pagato la tua tassa, a te che ti frega, dammi 40 indietro. Beh, si può tenere il mio stipendio. Infatti, che cazzo ne so io. Beh, giusto. Scusami, ma secondo te lo faccio io sta roba? Sì. Oggi lo sto facendo. E spero che sì, sia l'ultimo. Lo so, sì, io oggi. No, no, lei mi deve chiamare padrone. Ok, padrone. Padron Frodo. Padron? Padron Frodo. Frodo, no, fra me caccia dalla bocca, mi caccia qualcos'altro, quindi vorrei evitare. Allora, a 90 ho pagato le mie cose. Io e Nati non paghiamo la casa, giusto? Treno più casa paghiamo solo 5. Treno più pesca 20, 20, 50, 75, 30, 90, tutto il mio stipendio mi costa Nati. Ho pagato le tasse. Vedete col mio stipendio. Deve dare al cazzo, porco dio. Hai ragione, Nati. Un altro colpo che mi dai, ti banno dal server, porco dio. Bastardo arabo di merda. Allora. Ma ci serve il mio poliziotto, dai. Allora, Samiki, Turi, tu che cazzo stai a fare ancora qui? Domanda. Ciao. Ah, giusto per chiedere. Capo, vado a Blackwater. Per? Per vedere come stanno i cittadini. Aspetta, aspetta, mi aspetti al posto. Ecco, vede. No, ciao. Raga, resistenza. Assistenza. Doge, aspetta, mi puoi dare il 5 di soldi? Perché no. Pago anche sì, le mie tasse. Allora, sta fila qua. Sta fila, Daniel, devi rispettare la cazzo di fila. Simon, scusa, ho sbagliato. Ah, ti ho fatto. Nadia. Okay. Pizza. Cazzo, vista pizza. Felipe, venga, devi pagare le tasse, immagino. È come tutti, direi, no? Gian, pizza. Andiamo a controllare. Non faccio come Gilberto a caso i prezzi. Allora, dov'è pizza? Eccolo. Lea, terreno più casa non lo paga per la fede. Terreno più mineria 15. Terreno più attività 15, 35. Terreno più attività 55, 60. 60. 60, dai, la pizza paghi. Allora. Puoi andare. Ora tocca a Daniel, che era prima di cosa? Mi dica. 5.
da pagare le tasse, 5. Allora, andiamo a vedere. Dai, lei si chiama signor Giotto, se si se, deve, se, se. Deve pagare col il mio stipendio che mi deve dare 5. Ah, perché lei fa il marinaio. Marinaio, poliziotto. Ah, la stessa cosa. Beh, tieni. 5. Puoi andare. Ma dov'è Ben? Deve anche lui lo stipendio. Ma dov'è Ben? Ma chi è? Allora, chi è? È un bregone proprio. Mamma mia. Ah, la live la tengo attiva. Ma non ho capito che cazzo stanno combinando. Ah, ok, hanno fatto. Mi devi darmi 50 della carne di cammello. Ma in base ai suoi fedeli che ci sono online. Sono 50, 5 dovrebbero venire, perché venne tutti quanti vengono oggi. Non dovrebbe venire, me lo chiedi alla fine di tutti quelli che sono entrati, no? Ah, vabbè. Ricordati. Allora, vabbè, posso venne io 10 a loro. A tu e i suoi, sì, ok. Pure. Mamma mia, che fastidio. Ma Chris, non ci faccio. Ma io che cazzo non so, adesso devo sapere tu, è il tuo compagno di squadra. Io l'ho chiamato. Tieni. Che fastidio. A posto. Ciao Sammy. Oh. Ma perché mi colpisci? Così, per sport, per amicizia. Comunque vale. Non si può mettere quell'annuncio per scritto. Ma baffa questa già. Come un cartellone fuori dal municipio, così che tutti quando ci passano se lo ricordano. Cosa? Un mega cartello qua fuori dal municipio con la frase che ho scritto prima. Così ogni volta che ci passano oppure entrano di qua e riescono a leggere. Però non così di legno, proprio attaccato qua al muro, all'entrata. Dati, vai a che. Come? Andiamo a dormire, Nani. Non ci sta, vedo te. E 3, 4 anche dall'altro lato. Però. Salve. Basta fare. Salve. Così se dormiamo davanti a lei. No, ma tanto sto calcolando, non sto in cosa fa. Allora, devo fare 4 scale, non solo piove fuori, però pure nel gioco, non se ne andò oggi, vengo a rapirla ora, giuro. No, non è fuori. Ma non ti conviene, signorino? Eh? Ma perché proprio a me rapire la piscinata? Ah no, devo. Me la consegni che sto fermando Expo? No, grazie. Non ho molto da fare, ho molto da fare questa giornata. Sbagliato casa. Vediamo Panzer quanti soldi aveva io. Nessuno ha visto niente. Vabbè, almeno ora sapete dove rubare.
Ben, vuoi lo stipendio, no? Va bene. Hai delle frecce attaccate dietro la schiena. Ho avuto un incontro molto ravvicinato con le vostre. Ho preso un pochettino di esperienza, a meno che. Ah, lei deve pagare tasse dell'attività della casa, quindi le devo. Signor tesoriere non c'è oggi. È andato a ubriacarsi sabato ubriaca. Tieni. Questo è il tuo stipendio rimasto, ti ho pagato anche le tasse. Perfetto. Comunque, Doge, Mi dica. io guardo ai balocchi di slime di miele, ne ho fatti tipo Hai 6 o usato il tipo prezzo 11. delle Sì, ovvio, Nati. Ma ne devo fare ancora. Ma Più se riesci a o meno 20, che almeno se te le chiedono ce l'hai già. meno. Ok, vendi per questa sezione, credo che ce la faccio, dai. Vai, va bene. Tanto oggi è una giornata abbastanza tranquilla, non c'è nessuno. Sì, Ma dai. facciamo tante magie Siamo stasera, d'accordo. ecco. Doge, guardi il mio arco che ho fatto. Ho speso tutti i soldi, guarda. Cosa? Guarda l'arco che ho speso tutti i soldi che ho. Mica Buona, male, abbastanza forte. eh? Ci possiamo difendere, che dici? Certo. Certo, signore, certo. Hai visto la mia casa com'è? Bella, Sì, mi sta venendo molto bene. Diciamo che il legno non è che mi piace molto il legno, però il rosa, quel rosa ci sta, è molto sobrio, sì. eh? Questo che cazzo è? Là, eh? Ah no, Forse è. sarebbe in stile giapponese, tipo. Sì, è stile giapponese, guarda. Ora sta facendo il piano di sopra. Vedi? Però non gliene manca molto. Poi deve fare tutte le decorazioni. Dovrebbe finire entro. Immagino che le è costato molto questa cosa. Eh sì, abbiamo pagato. Fai conto. Ai, porco. Questa casa mi è costata tipo 9-10 stack di rame. Alla Madonna, no? Più mo' devo pagare il costruttore. Un bel po'. Vabbè, è fatta molto bene, sti cazzi. Hai visto? Ti fai questa e poi addio c'è Va casa, bene, proprio. scogno, va bene. È definitiva questa. Sì. Sarà la casa che avrò Comunque. per sempre. Sì. Vabbè, Sì. ovvio. È quasi più grande della stazione. Voleva qualcosa, c'è una stazione che faceva bella. Beh, visto Posso comunque mostrare? di qua si sta popolando un po'. Ho visto, qui è arrivato il nuovo Cittadino, qua c'è. Paolo. Paolo si chiama, giusto? Qua c'è il Questa minatore che non si è fatto più vedere. E qua là sarebbe c'è. l'attività di Ale, Sì, e là però c'è un'altra è persona fermo. qui. Ah, Stella, ok. Anche qui, guarda, c'è Stella. Come l'ho vista, per esempio. Questa è la futura attività di Stella. Ah, ecco, figura. Infatti non c'è venditore, ci vuoi. Eh sì, vabbè, per ora deve ancora iniziare. Stiamo espandendo, Dori, stiamo espandendo. Sì, ho visto. Ma, senta, Dori, ma l'anguria. Dove cazzo sei? A chi sparisce sei? A che cazzo serve? Guarda come è scritto Luigi, morirà, morirà. Morirà. Di cosa c'è scritto? Penso Daniel. E chi sarebbe Luigi poi? Luigi sarebbe Calogero. Oh, guarda che c'è il costruttore. Salve. Salve. Salve, Come va? salve. Tutto bene dai team. Sì, tutto bene. Che dovevamo parlare di te? Aspetta, c'era una cosa che dovevamo fare. Dove le strade devo fare? Ah, vero, vero. Aspetta, adesso va bene. Ben. Sì, mi Vieni, dica. vieni, vieni con noi, vieni con noi. Ah, dobbiamo fare le strade, no? Dobbiamo rifare un po' le strade, nel senso aggiungere nuove strade. Sì, infatti ci sta che Dobbiamo, allora, ci sono guarda, ti troppe spiego. montagne che Più rompono. che altro, guarda, qua ci sarà una futura attività, quindi fin qui ci deve essere. Qui ci dovrebbe Ok. essere la strada, poi anche qui la strada. Poi c'è anche il minatore qui che c'è la sua miniera. Va bene. Ok. Poi c'è qua giù, nuove attività se vede. Quindi pure qua. Sì, da fare fino a Ok. qui. Qui c'è la miniera Ci del stanno. signore.
saranno molte attività qui. Sì, quella è la miniera, lì è l'attività e questa è un'attività. Quindi fino a qua giù, fino all'attività anche del signor Ben. Siamo qui a quattro attività quasi. Eh sì, che deve coprire tutta quest'area. Poi vabbè, vedi tu quale sarà la miglior scelta delle strade. Sì. Andiamo, andiamo. E fra, io ve l'ho detto, volevate fare forza guerra. Potevate fare scambi commerciali. Ma venite, vieni, vieni. Di qua mi pare che sono tutte complete. Qui siamo a posto, penso, sì. Sì, no, vabbè, aspetta, di là sono aperte nuove. Ah, vero, un'altra cosa, Giovi, però non c'eri, ora te lo dico. Perché eri già andato via. Un'altra cosa che dobbiamo fare è il ponte dall'altro lato, vedete? Ok, un altro ponte qui? Sì, un altro ponte, non qui vicino, un po' più lontano. Tipo, tipo qui o qui, scegli tu. Uno dei tuoi punti, che almeno porta lì direttamente, senza che dobbiamo farci tutto il giro. Ok, ok. Poi andiamo a vedere le altre strade, aspetta, che ti dico subito. Da qui sono fatte. Ah, qui sono tutte fatte, ok. Qui sono tutte fatte, vedo. Vediamo la chiesa semplicemente, ma mi pare che anche lì sono fatte. Quindi mi sa solo in quell'area nuova dove si sono dove sì, ci sono sì. Nuovi. Oh, sì, sì, la chiesa sta a posto. C'ha... Ma lei sa chi è il minatore per comprare, diciamo, al limite tutta la pietra per fare la strada? Ah, no, Giampizza, Giampizza. Ok. Oh, dove c'è? Ah, anche di qua, vedi? Ci mancherebbe uno per verso la chiesa, poi. Quindi fai conto, questa strada qua per la chiesa. No, però aspetta, aspetta, però è più carino così secondo me, con la chiesa che comunque... No, secondo te? Anzi, di qua, magari fa un collegamento alla porta, qui con il terreno, senza la pietra. Sì, perché fare una, diciamo, una salita dritta è brutto. Sì, sì, invece così magari è meglio. Vabbè, allora sai quello che devi fare, no? Apposta? Ok, ok. Vabbè, per il boscaiolo sai che sta lì, quindi qualsiasi cosa. Ok, ok. Poi, quando è finito tutto, mi dici quanto è la mano d'opera. Vedi tu, fatti va tutti bene, i prezzi okay, tu. Ok, ok. Per le tasse mi devo rivolgere a lei, sì, vabbè. Sì, vabbè, ma prima fai il lavoro a sto punto, poi parliamo anche delle tasse. Okay. Vabbè. Se ti servono soldi per materiali, nel senso, ti servono, me lo chiedi. Se già li hai, poi ti do anche sia dei materiali che del... Ok, va bene. Va bene. Grazie. Intanto andiamo noi. Va bene. E di cose almeno sistemiamo un po'. Un po' le strade, sistemiamo. Riguardo alle mura. Riguardo alle mura. Secondo me non c'è per forza. La guerra per un arco, sì, a parte. Non per forza, perché alcuni pirati stanno un po' cedendo a fare gli accordi commerciali con noi, che è la guerra. Sono arresi in pratica. No, no, arresi no. Ma preferiscono. Magari è più conveniente per entrambe le fazioni i scambi. Ah, perfetto. Cioè, prendi esempio. Loro hanno tanta roba, per esempio, che servono ai nostri cacciatori, alle streghe, gli servono il legno. A noi magari serve più il ferro, il carbone, cose così. Infatti stanno lì, no. Fanno... Quindi magari sarebbe più conveniente fare degli scambi commerciali a sto punto. Sì, ma un po' per tutti. Poi sta loro a decidere. Non sono io il pirata. Poi vabbè, giustamente possiamo anche stare tipo in conflitto, però magari un pochettino più minore, dai. Capito? Cioè. Fra, vuoi un regalo? Gli affari si può fare di tutto. No, no, io gli altri per ora li lascio dei cocce a poca vita. Poi se qualcuno li compra, lo spazio. Non so a chi li compra, li guarda. Ah, fa un culo, ti starò. Ah, cioè, questi li lasci piano. La puoi vendere, sicuramente se la compri. L'esperienza per gli altri. Io ho trovato, uscendo di zombie, un giubba di cuoio di vita 3. Di armatura 3. Niente, è buono. Mi sta bene, tipo. Sono molto sexy così. Sembri molto casual. Sì. Sta meglio così o così?
Ma tranquilla, chiamala anche sindaco, Doge, come vuoi, tranquilla. È meglio così, dai. Sì, sbaglio anch'io a fare le repliche. Aspetta, Carlo, aspetta un attimo, c'è un problema tecnico. Quindi mi devo un attimo tippare, non so cosa è successo. Subito arrivo. Cioè, vai in giro se devi andare, poi mi tippo da te. Oh, Rucazzo su spawnato. Che è successo? Allora, sì, il puzzle l'ho preso. Vieni a vedere, ora non lo so. Se vuoi un aumento, te lo do, Si è buggato, tutto qua, vedi? Che fa? Che praticamente non riesco a seminarle e niente. Perché è normale, perché è chiuso troppo. Secondo me. No. Prova adesso. Ma ieri tu vedi? Faccio, la luce. Se no gli metti la luce, è normale che non puoi piantare. No, però le tasse mentre stavo facendo la cosa è esploso tutto, pure là si sono persi tutti. No, no, è la luce, è proprio luce. Devi mettere la luce ogni. Almeno uno qua, guarda così. To. Uno se no non cresce. Due sminchi tutto. Ciao costruttore, come va? Oh, vedi qua. Hai finito la costruzione poi? Ora no. Perché non c'è luce. Sì, è proprio il cacciatore. Hai chiuso troppo, dovevi fare vetrato qui, devi fare. Se ti serve il vetro devi venire per forza in centro città, però lo vende... Ah no, l'ho portato qui mi pare, c'è il vetro se vuoi acquistarlo. No, non lo posso acquistare, cioè proprio in questo caso... Scusa, secondo te una luce è qua per arrivare qui? Zio, devi fare così. Guarda, pianta. Vale. Vede? Se tu metti questo, poi si leva da solo. Andrò con un bel libro? Devi fare in modo di mettere un cubo qui anche e metti la torcia. Però, perché tutti mi dicono che la torcia. Metti lì, frate, mi pava sti torci. No. La c'è la fuoco cambia, rammi fuoco cambia, rammi fuoco cambia. Grazie. Ok. Solito di Giuliano. Vabbè. Costruttore, tu invece tutto ok? Hai finito i lavori? Devo riaggiustare questo qui di Rakan perché lo vuole in un altro modo. Cosa, questo? Sì. Ah, ok. In caso quando finisci i lavori fammi sapere se hai disponibilità lavorativa. Ok. Perché in città sempre serve, per ora qui purtroppo, come vedi, i lavori sono limitati essendo che ci sono pochi abitanti. Pure il negozio. Ok. A parte, okay, ma scusami, allora... quando hai tempo finisci la sua attività, costruisci la tua, che ora hai un po' di soldi. Sì, anche. Giusto. Dai ragazzi, okay. Allora vi lascio tranquilli ai vostri lavori. Ok. In caso, quando hai una produzione alta di cibo, fammi sapere e mandiamo il carro a prendere la merce, ok? Capito? Che cosa? Quando qui la merce... c'è tanta merce. Me lo dici, veniamo a acquistare e poi lo rivendiamo nella nostra città. Sì. Ah, potete... vai a vedere già cosa ci sta dentro la cassa. Sta un sacco di grano che mi sembra che mi serviva. Vabbè, abbastanza, ma ce l'abbiamo noi adesso. Non ci sta luce, deve mettere le torce, porte vetrato, deve riempire... sì, vabbè, a parte sì, ricorda di riempire di luci perché sennò non crescono, le piante senza luce. Sì. Mi sembra il carbone, lo compro un attimo. Vabbè, grazie. Fammi vedere i rifornimenti qua, giustamente, se vi serve qualcosa. Vabbè, ci avete abbastanza, sì. Avete abbastanza roba. Addio, ragazzi. A dopo. Aia, ragazzi, mi portate Carla. Porco Dio. Ciao. Ciao signorina. Quando il coso ha il falegname. C'è una bella freccente. Ok, si è tolto. Vada via. Ma quelli sono. Ma se non mette le torce, signorina, è normale che spawnano, Devi mettere torce. Io sono un po' scemo. Attenzione polizia, dobbiamo aumentare la sicurezza qui, abbiamo capito. Vado a vedere se Simon è disponibile.
Ah no, sto a posto, me la vedo io, me la vedo io. Va bene, va bene. Aspetta, la prendo al lavo. Ok. Non ci sia almeno una ventina, penso. Sì, accendo un po' la luce. Attenzione, attenzione. Oh, è una cosa spaventata. Aiuto! Non sono stato io, eh. Ma sei un unicorno? Sì, è un unicorno. Appiccerò. È la canzone. Odori di giovanotto. C'è un avvocato dietro di lei. Oh, chi è? Oh, oh. Perché targhettano lei? Perché è la strega, eh. Tutti vogliono la pucchiacca. Allora, Simon, vieni con me. Qua abbiamo Logan. Allora, signor Simon. Logan. Come va, signor Simon? Bene, bene. Basta. Un po' di male, giuro. Quindi, mai? Quanto verrà? In che senso quanto verrà? Io sono venuto qua per trattare con il ferro. E che lo cerchi a me? E che ce l'hai il ferro? C'ho diamanti solo. Come risorsa. Ferro già 2-0. Già hai finito il ferro. Fra, ma io ho bisogno di ferro. E devi chiedere a Pizza. Schi Pizza hai ferro? Mi pare che c'è. Ah, è vero, ce l'ha. Due stacca, ha detto. Sì, sì, mo vado a lui, cioè, anche tu l'avessi. No, è ferro no, è ferro no, non c'è buffo, quindi. Punto, sono andato a buffo. No, non è vero, Scagno, non è tentato omicidio questo. Ma diciamo cazzato. Ah, vieni, vieni, ma... A me io builderei una nave da battaglia e bombarderei lì. Allora, qui, come il solito camorrista. Ma chi è passato davanti a me? È Giovi. No, è che ho visto qualcuno. Oh, tocca. Giovi, Giovi. Ehi. Hai visto? Dove era andato Pizza? È andato a casa sua per darmi. No, okay, a casa sua, penso all'attività per darmi la. Yeah. Eccolo! Va a morire. È la canzone dell'unicorno. Abbiamo grano, tanto grano. Ha iniziato ad entrare pochi soldi, Qua la situazione è grave. Dobbiamo aumentare le tasse, mi sa. Oh, ehi! Signora, lei deve pagare la sua attività, C'è mamma, Deve pagare la sua attività. Le tasse? Sì. Quanto? 25 della sua attività, signorina. Perché il signor Simon ha pagato solo le sue, giustamente, perché non eri online. Ah, ok. Allora vado un attimo a prendere i soldi. Vai, vai, vai. È la canzone dell'unicorno. Noi siamo ricchi di ferro. Ma è normale, voi avete cose che noi abbiamo bisogno e noi abbiamo cose che avete bisogno voi. Poi che altro? Ciao. Come mi hai visto? Allora vai, devo pagare, devo pagare. In che senso come ti ho visto? Allora, intanto devo dare lo stipendio da marinaio. Comunque stai pieno di soldi, bocchina. Ho messo i tuoi soldi là dentro. Ma come cazzo ti permette? Io posso fare il cazzo che voglio. Ma che cazzo sei tu? Fra, ti serve grano? Cosa? Ti serve grano? No. Ok, no, perché in caso se ti serve, in caso dovrebbe finire da calogero, vai nell'altro villaggio a prenderlo. Ti paghi il cargo e ti portiamo il carico. Allora, Panzer, la casa tu non la paghi per i bonus. Paghi due terreni di allevamento sono 15, 15 e 30. Terreno più attività sono 30, 55. 65, 75, 80. 95 paghi adesso. E la canzone. Ciao, Christian, un attimo solo che sta pagando. E mi dai un attimo anche le cose in ferro? Le cose in ferro? Minatore del Nether. Ah, hai ragione. Hai ragione.
Allora, ti devo dare il bonus. Ah, è vero, devo darlo anche a Giovanotto davanti a me. Tieni. Ma ti ho dato quello? Ah, sì. Anche lei, signor Wolverine, il bonus della sua fede. Ecco qua, tieni. Grazie. I soldi, aspetta. Ah, sì, 25. Tu hai solo un'attività, giusto? Mi pare di sì. Perché l'altra è di Daniel, però lavori con lui. A posto, ho fatto tutto. Tutto a posto. Può andare. Ma lei fa il minatore, giusto? Del Nether. Sì. Ma nel Nether, una domanda giusto da ignorante, non si trova anche ferro? No. Ah no, ok, Si quindi può si... trovare l'oro il si può quarzo, trovare. la glowstone. È Sì, le l'oro. pepite. Ok, quindi non c'è. Ok, pensavo che ci fosse anche il ferro. No, no. Va bene, grazie mille. Se riesci a trovare qualcosa sui Blaze, ti consiglio di prenderli perché veramente li stanno chiedendo un casino. Se in caso Va riuscite bene. a trovare. Se li trovo. Sì, perché siamo a corto un po' di risorse. Ciao Ben. Ben, secondo me è arrivato il Arrivederci. momento di andare dai pirati e trattare un accordo commerciale. Lei vuole rischiare così tanto? No, i pirati sono liberi. Quindi loro ragionano per interessi personali. Quindi potremmo provare con quei due a fare un accordo commerciale. Gli altri due pirati magari accettano, vediamo di trattare qualche accordo commerciale di scambio, perché a noi servono delle cose e a Ok, loro servono delle ci cose. sono, ci sono. Sì, ho capito, ma vuole rischiare allora? Andiamo, dai. Per me va bene perché comunque per Ah no, finire la guerra. niente, mi dice la regia, è meglio quando c'è Marco, perché loro stanno farmando, non c'è. Aspro dei pari ghiacci allora. Andiamo, andiamo. Vaga. Signor Sindaco, può andare a prendere i soldi dei cavalli anche tu, Carlo? Ah, i Ho cavalli, fatto. vero? Giusto. Ah, già. Vai. Dovevo pagare il cavallo di Nati. Poi... Sì. È la canzone dell'unicorno. Unicorno. Ciao, Turi. Ma signor Doge, è andato a Blackwater per il problema che ha avuto il signor Rakan? Sì, ho risolto, no? Non sapevo una cosa, gliel'ho spiegato come funzionava. Ah, ok. Allora, signor Io Turi. ho aiutato la signorina. Ok, ti sei preso tutto il legno, Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. no? Ti ha pagato, ti ha dato qualcosina? Che No, no. pidocchioso. Io avrei No, detto vabbè, pidocchioso. giustissimo, Come? giustissimo. Dicevo pidocchioso. Già, già ma bei suo legno. Tabastulligna. Allora, vado a pagare un attimo i cavalli. Sì, c'è panza. Perché hai anche tu un cavallo? No, no, io no. Non mi serve. Preferisco camminare così dimagrisco. Sagardo, se mi dai Questo 30, lo uccido. Comunque già l'avevo dato da sola, il cavallo. No, ti ho dato a Sara il bianco. Tieni, panza. I soldi. Sia dei cavalli del comune che il cavallo Bravo, normale. grazie mille. Tu vuoi un cavallo? Che sei il numero uno tu? Vabbè. Quindi Carlo. È la canzone dell'unicorno. Vedete, solo che. Solo è povero come una merda. Ci scherzavo quando ho detto che è povero. E la canzone dell'unicorno. Ma quanto cibo c'ha? Porco di... Ma ci vuota la vita. Che serviva.
Signorine. Vediamo quanti soldi ha lei. Non c'è un euro lei. È più povera di... È poverissima. Ce l'hai in mano i soldi? No. Ma sei povera? Sì, ce l'ha in mano. Sì, 9,2, eccoli. Abbastanza povera, signorina. Deve sposarsi Gilberto, il ricco. Addirittura. È pieno di soldi. Come adesso, pagliaccio, quanta roba. Poca merce. Ma chi mette insieme? Che cazzo mette? Mette insieme. Patate ce le ho. L'unica cosa che c'è, patate. Ah, ha finito anche la canna da zucchero, cazzo. Ah, infatti, va a vedere. Canna di zucchero, bassa. Forse vengono. In che senso forse? Ah, mica volevamo fare RP. Era semplicemente perché volevamo fare scambi commerciali prima o poi. Volevamo farli con voi, che voi siete i pirati più aperti mentalmente. Gli altri sono guerrafondai. Era un incorno. L'unica cosa che... Non è che avevamo nel foglio, aspetta. Manca solo quella finestra. Abbiamo cibo tutta la vita. Quindi. Siamo messi bene a livello di cibo, vedo. Ah, ma ecco perché Daniel non compra più pesce, perché adesso mangia la roba dei poliziotti. Ma sì. Il mio unico cliente non compra più. Ma compro io il comune, però, per dargli da mangiare. Non è che cambi molto. Non gli compro il pesce. Vabbè, qua il cibo abbastanza ne hanno, quindi. Ciao Turi. Sto controllando le merci. Sì, sto aspettando gli altri che stiamo andando a Blackwater. A fa che? A salutare. Cioè, vai andare a Blackwater per salutare. Ma che cazzo di problemi avete? Oh, il negozio del tuo contadino è abbastanza vuoto. Dobbiamo parlare un attimo. Anche io devo andare da conto di parlare. Perché dobbiamo fare coltivare anche la canna da zucchero. Siamo veramente d'accordo. Prendi dei soldi. Prendi qualcosa. Io non so tra quanto dentro. E che cazzo devo prendere, scusa? Aspetta, forse devo comprare io in modo privato, aspetta. Aspettate, non partite. Un passo avanti. Un passo indietro. Ops. Ma non si capisce un cazzo in ste cose. Partiamo. Ti do già questo bel di ciupecca per la casa. Vado a prenderlo. Guarda, non abbiamo cibo in casa. Volete un po'? No, non è che ne ho bisogno. Dico per shoppare da... Sì, vado a comprare un po' di cibo per noi, dai. Vado dall'altro contadino che almeno gli facciamo guadagnare qualcosina. In realtà sta facendo più soldi dell'altro. Vabbè. Raga, state attenti, noi partiamo per Blackwater. Fate attenzione al villaggio, proteggete sempre. Vado a fare un po' di shopping personale. Ah, anche voi? No, perché devo shoppare in modo personale. Daniel, vado a... Eccomi ragazzi, sta arrivando anche Ben. Devo fare dello shopping personale, capito? Vieni con me, Ciruzzo, vieni, ti accompagno io. Andiamo, dai. Andiamo. No, fra, guida tutti, bravo. Non posso, non posso. Dai, che devo shoppare il cibo per me. Andiamo, vai. Che non abbiamo cibo. Andiamo a Forest.
Ah, sta nel torch. Ok, posso. Ho un vegano cazzo. Che bella avere la shader. La bestiola. Che cazzo sta sparando le fuoco? E che ne so, quello è pazzo. Ai polipi. Non sprecare le frecce. Ma smetti di spararmi, porco dio. Io. Devo sparare un comandato, ma aspetta. Fin dalla devo pagare. Oh, bevi. Dio can. Dopo. Vabbè, dopo, dai. Mi serviva lui. Fra. Siamo a corto di canna da zucchero. No, a corto di libri. Addio, no, i libri ci sono. No, 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 i libri ci sono un casino. Abbiamo presi tutti, ormai. È impossibile. Ah, beh, sei scherzato. Intendevo quella porti, Mamma mia, abbiamo fatto shopping. Signor Doge, per fare non si fa. Tua moglie è ricca, grazie. E ti ho della ricca, Carlo, Ben, capo della polizia. Ho speso 4 stacchi di rame, porco. Abbiamo solo, abbiamo solo uno stack di carta e abbiamo 20 canna zucchero. Dobbiamo fare produrre anche la canna da zucchero, mi sa da qua. La troviamo. Qua sto Calogero è diventato il peggior contadino della città, eh. Ieri aiutando Buff. Ah, perché si deve mai. Ma scusami, Turi, un attimo solo, ma perché non ingrandisce la terra? Cioè, questo non qua lo non lo so. Questa è nuova, l'altramente c'ha la terra il doppio del suo. Non lo so, glielo devi dire a lui. Gliela deve fare lei la proposta, perché se no io lo faccio. Io la devo fare proprio, mica una proposta, dovrebbe farlo lui per i suoi soldi. Lo so, ma deve chiedere a lui. Io. Boh, visto di patate ne ha, ma più che altro è il grano che scarseggia la canna da zucchero. Non si preoccupi, Chiara. Vabbè, ma abbiamo due contadini, quindi sti cazzi in realtà adesso. Io ho comprato un po' di grano nel. Ho comprato un po' di grano per sicurezza, che se manca ce l'abbiamo in caso. Canzone dell'unicorno. È la canzone dell'unicorno. E corriamo con le navi in questo mondo. Un passo a Black. Ah, sì, un passo a Siri. C'è per dietro una tizia. Cosa? Mi sembra Yacht Dani. Simon. Ha detto che il suo capo. Il suo? Il suo capo. Spaccia. Bene. Non lo so se ha sentito questa notizia. Bene, cosa sono? Dopo tutti i soldi che ho speso è il minimo, penso, di spacciare. A parte che senza avrebbe spacciato che sei ricco come la merda, basta. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Terra, signori. Allora, qui è pieno di mostre, ecco, vediamo. Vabbè, molto meno rispetto a prima, dai. Mamma mia. Madonna, due slender. Oh, guarda qua. Non faccio niente, ciao. Ah, infatti. Spider-Man. Oh, belline. Oh, belline il negozio nuovo. Figo. Oh. Ora sembra un vero contadino. Ecco qua, abbiamo messo il caffè. Negozio Amfrank, da bucchini mamma di grano migliore. Ma non voglio esperienza, ciao. Fate, grano migliore, ma sai che deve iniziare a fare. Guarda quello. Fa canna da zucchero, ciao canna da zucchero. Ma posso farla io la canna da zucchero? No, lui, guarda, lui è costruttore, fa la canna da zucchero. No, pensavo che il contadino non facesse canna da zucchero. Metto insieme 4 pietre e ti faccio una canna da zucchero. Ah, buonasera, buonasera. Oddio. Siamo a corto di canna da zucchero. Fra, noi ci produciamo la carta e i libri per studiare i bambini. Come studiano senza carta? Sì, ok. Ma buonasera. Ci sta nel negozio la canna da zucchero? No. La devi cercare. Ah, ok. Dopo non so se in zona c'è, dobbiamo vedere se c'è in zona. Aspetta. Che cosa, dimmi? Un po' di canna da zucchero. Sì, dammi 2 minuti e torno. Ah, ma quindi ci saranno le scale. Ce l'hai tu? Cioè, okay. In mezzo alla stanza. Aspetta, c'era la tua legna. Io sono venuto con i soldi perché devo comprare cibo a casa. Vabbè, però sei un truffatore. Ma che sei patate? 17, 21 patate. No, ma che ce n'è tantissimo. L'altro lo vende uno stack 20 monete di rame. Pure è grano, porca puttana. Aumentate il grano a 22? Non vengo più a comprare qui, addio. Aspetta, fammi vedere. Ma che sei un truffatore? Vieni a vedere i prezzi di sto contadino. Ah, io non lo so, però. Un po' mullato. Mi ha detto che il tasso di materiale non si
ecco qua. Sacchi di rame. Ah, perché vendi il pollo? Che cazzo c'entra il pollo col contadino? No, l'ho trovato. Wow, 15 pezzi di rame, 5, ma lei 5 polli, capi? 64 pezzi di manzo, le paghiamo 40. Ma, tu, ma lei che ha insegnato a fare economia? Sì, ma io spero che non hai truffato Master Tiran. Mica hai comprato Master Tiran. No, non ha comprato. Ancora no. No. Però rimangono i prezzi alti, zio. Cioè, ma sto grano 15. Ma 15 è tantissimo, paga 12 nell'altro villaggio. Ma appunto, sono più pregiati questi, però. Appunto, io non verrò mai, allora lo compro lì che è Osiris. Cioè, tu fai conto, io per venire qua devo prendere una barca e rischiare. E tu me lo metti più alto di una città che io letteralmente ho il contadino sotto casa. Va bene, va bene. Ok. Sei fortunato che ieri che ho comprato ieri perché semplicemente. Va bene così? Oh, quasi già i prezzi normali. Ste patate cotte, metti le 20, 64, Gesù Cristo. Che vendi 21? Perché 21 è il quarto di trono. Ma tu stai vendendo 20 patate, 21 patate, 10 monete di rame. Se io di là le pago 20 monete di rame 64, vuol dire che da te mi costano 30 monete, 35 monete per fare uno stack. Così vediamo. Basso pure le carote. No, ma non devi abbassare il prezzo. È meglio che vendi a stack tu, che tu produci a stack. Allora, queste monete hanno zucchero. Che hai fatto? Posso andare? Oh, ben molestato. Ma attaccalo. Bravo. Non puoi prenderlo con l'arco. Hai preso il mostro giusto. È morto però. Vabbè, comunque in questo guasto verrò a comprare il grano, mi sa sempre. Oh, ancora sto qua. Non lo devi guardare negli occhi, guardalo nei piedi. No, porco! Aiuto! Oh, ma porco di bastardo! Ruota l'arca a mano a Christian. Dodge, le serve questo. No, la mia vita. Pure questo. Cosa? No. Tenga. Ma che? Quale serve? Stasera di non ne parlo. Mica se a me piace. Vabbè, comunque me le vendo. Chi do ste canne da zucchero? Vorrei, sembra qui. Arrakan, arrakan. Ma qua truffano, sto villaggio si truffano, Dio can. Dell'altro nuovo. Anche il live lo stanno dicendo. Venga, venga, arrakan, venga. Da chi? Tu ci puoi scrivere okay. Li puoi vendere? Faccia una cosa tutta dove sto camminando io, metta le canne da zucchero. Faccio le canne, venga qua, venga. Ok, quindi una volta che una persona. Ma cioè lei sta consigliando a una persona di coltivare le cose fuori dal suo terreno di attività. Ah, grazie. Vieni Gabriele, vieni. Sì. Oh Gabriele. Sì. Okay. Ce l'ho il posto. No, okay. Questo no. Oh, ti guarda e venga a vedere. Sì. Cioè. Cioè mi conviene più comprare qui il cibo, porco dio. Bellissima idea, davvero. Okay. Ah, ora è molto meglio così. È molto più fresco. Sì. Perché costa così poco il cibo? Cosa? Cioè tipo il pesce. Ne parlerò. Perché è il comune che ha comprato questa roba e l'ha portata qui per aiutare i primi cittadini. Bravo. C'è anche il vetro se serve. Ok, allora in caso potrei anche. Ok. Niente, vabbè, ho capito. Da te bisogna comprare. Il grano. Il grano. No, il grano è il miglior prezzo, guarda. Ce l'ha meglio dell'altro. Il grano è perfetto. Ha un buonissimo prezzo. Infatti l'ho comprato tutto, l'ho svuotato. Infatti. Ha fatto bene, ha fatto bene. Di 10 di rame è un affare, cioè. Minchia, dall'altro vendi 12 praticamente. Il resto invece è uno scam. Vabbè, comunque direi che per adesso io ho fatto shopping personale, porto a mia moglie il pane. Porto panaga. Aia. Aspetta, vado un attimo. Aia! Chi mi accompagna a casa a svuotare l'altro negozio dal grano? Che devo portare il pane a mia moglie. Dobbiamo parlare di una cosa con un ragazzo, non è possibile. Ma... Ok, andiamo. Io bene, torno a casa. Una barca di riserva, tipo? Ce ne sono quattro, cioè.
per stare un pochettino qui sul viso. E prendo un po' di esperienza e poi vado via. Deve essere, cioè, chiusi in un punto. Sono da solo, dai. Arrivederci. Via, via, via. Resti bastardi miei guerrieri che mi lasciano da solo. Toro, 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 toro. Quindi tu in futuro sei una mia cliente, dai. Elisa, si rema. Ma il veleno ti fa perdere i cuori? Oh, che figata! Quindi non si usa per avvelenare le persone. Oga! Ma che è maschietto sul disco? Ok. Avanti. Anche le frecce, figata! Ok, infatti mi ha detto di non mangiarlo mai, io non l'ho mai provata. Ok, no, io sì. Povera Lisa, l'ha abbandonato. Peccato. Bellissimo. Non si può che la strega facesse tutte queste cose. Cioè, ma infatti non è proprio una strega, tipo un mago, cioè, non è che... perché strega mi fa di cattiva, mago, maga. Non capivo, hai fatto bene. C'è anche chi gioca da tanto tempo lì, che si ricorda tutte cose. Fammi aggiustare un po' le barchette qui. Vabbè. Che le mettono qua, madonna, che fastidio. Ah, aspetta, vale, non scappare. Che stai scappando? Sono stiamo dalle nave. Vado un attimo da dal dodge, subito. Se non scappa prima di là. No, vale. Vieni, ti devo parlare. Aiuto. Ciubetta ha avuto un'idea stupenda. Praticamente lei vuole l'omino per la sua attività, perché cosa vuole fare? Lei ha un suo listino prezzi e vorrebbe farlo vedere alle persone, no? Come fa? Ha detto che lei scriverà in dei fogli di carta tipo 5x5 e poi il costo, no? Tu compri questo foglio che sarebbe lo scontrino. E poi vai da lei e dici: io ho comprato questo scontrino, mi puoi fare la casa di questa misura? Ah, per la prenotazione, ci sta, sì. Sì, è bellissima come idea. Come idea ci può stare? Si può fare, cioè, questo foglio di carta, dove lo compro? Dal cartiere. Il mio portiere si è destinato. Aspetta, ora parlo con Baby Ale, che lui è esperto di carta. Io cosa vuole fare? Se ci sono dei materiali che vengono in più, per ogni cubo extra che rimane, tipo è uno di rame. Tipo riciclaggio. Signor Doge. Mi dica. Ho visto il signor Arabo mangiare un pezzo di porchetta. È stato molto deludente. Parla. Ho visto il signor Yotto mangiare un pezzo di maiale. No, mi sta facendo affogare. È Guna. Oh no. Ciao signor Bebiale. Guardando un tutorial. A parte, perché siete qua dentro? Non ho capito, vi trovo gente che qua dentro. Sto guardando le carte. Ah, ok. Avete sistemato? Sì, perché sto facendo guardare un tutorial per come fare. Ma servirebbe una cosa con Bebiale, ma non c'è. Vabbè, rispondete voi. Allora, servono fogli di carta. Su fogli di carta si possono scrivere, giusto? No. Come no? Questi qua hai bisogno. Se vogliamo creare tipo dei... Ma il foglio di carta non lo puoi nominare tipo 5x5, 10x10. Madonna, se quello sta fermo, magari posso anche dirtelo.
5x5, sul foglio di carta, puoi scrivere 5x5, 10x3. Sì, puoi nominarlo con l'incudine. Ah, allora sì, puoi farlo. Aspetta, come con l'incudine? Praticamente, cosa vuole fare la costruttrice? Vuole aprire la sua attività? Vuole fare che tu quello lo prenoti. Cioè, tu ti prenoti, vai con lo scontrino e dici ho prenotato. E gli porti lo scontrino. E dici 5x5, 10x10, eccetera, eccetera. Fra, no, però l'incudine dopo tipo 10 cose, 20, si rompe. Vabbè, ovviamente tu lo paghi lo scontrino e lei paga comunque per farsi rifare. Ma non può prendersi un cazzo di libro e mettere, scrivete qua quello che volete. Esatto, fra, perché l'incudine fa richiede un sacco di ferro. Ah, quindi sarebbe meglio secondo te un libro che scrive, lascia fuori e fa prenotare le persone. Certo. Sì, fra, perché tipo un incudine chiede 31 di ferro, quindi... Ah, non allora... Non so per nominare le cose. Diciamo. Vabbè, allora spiegagli cosa vado io a spiegargli. Ma basta che prendi un libro da Beviale, io dai. Sì, aspetta. Io devo comprare io, guarda da che. Ah, Nati, tieni. Ho fatto shopping dall'altro, cioè il grano a prezzo migliore rispetto al nostro. Oh, Dani, tieni. Ho pagato a posto di 12, l'ho pagato 10. Vai tu, Porta l'acca. Così abbiamo il cibo. No, ti devo dare le cose che... Ciao, signorina. Sì? Si ricorda? Allora, mia moglie mi ha spiegato l'idea che voleva, però le do un consiglio. Per fare quella roba, rinominare i fogli, ci vuole l'incudine e ti costerebbe un occhio, praticamente. Ti conviene invece... Ti conviene invece mettere, sai quel coso dove si mette il libro sopra? Sì. Ok. Ti compri un libro, proprio uno solo ti serve, dal cartiere. E lì, per esempio, lo lasci fuori e fai prenotare i posti, direttamente. Sì, la gente ci deve scrivere. E ti scrive le misure. È un'ottima idea, perché io stavo pensando che poi, oltre a prendere il villager con le cose... Mettevo un libro in cui scrivevo tutte le cose che avevo prenotate. E invece così se lo fanno direttamente da soli, io non devo fare niente. Sì, praticamente anche il villager non ti servirebbe nemmeno alla fine. Esatto. Perché loro, tu metti il libro, loro scrivono. Ti compri due libri, ti tieni il tuo personale, perché giustamente devi scrivere le tue cose. Ma l'altro lo usi per quelli pubblici, che loro scrivono, magari prendi nome, te li scrivi sul tuo e quello lo lasci vuoto. Molto più comodo. Sì, ti conviene. Allora, un listino prezzi, un altro libro. Per listino prezzi? Sì, mi ha detto che lei è un suo libro. Può prendere no, una... No, ma il listino prezzi con i cartelli. Ah, con i cartelli, ok. Sì. Ok. Sì, devono essere in vista. E mi sta... Taser. Boh, vabbè, non comunque... Non riesco a dirlo. Comunque, vabbè, penso che a breve ti costruirai da sola l'attività e fai bene alla fine. Così almeno hai l'attività. Sì, no, e... pensavo di farlo oggi. Quindi... Sì, così le persone si prenotano. Almeno sai. Almeno anche le persone possono prenotarsi dai costruttori. Esatto. Stella ha detto che non puoi iniziare a vendere finché non ha un fuoco di qualcosa. Dov'è Stella? Fammi... Deve avere il fuoco del Blaze. Quello che si fa la cosa dei Blaze. La cosa dei Blaze lì, le stacchette. Ma lo so, ma non è colpa nostra, stanno cercando, ma non le trovano. Ma lo trovano? No. Sì. Sì. Non lo puoi creare. Vieni un attimo qua. Sono queste, Nati, la verga di Blaze. Ce l'ho io, l'ho comprata io, ti servono, vale? La verga di Blaze? Sì. Alla strega servono, sì, vieni. La strega. Vieni, aspetta. Poverina che li sta cercando da due giorni, porco di... E te li prendi tu? La strega è brutta. Che siamo ad Halloween? Ma farei l'evento di Halloween, vale? Vuoi dire, fa. Ma dov'è la strega? Non lo so, era al mare, stava pescando. Eccola. Strega, abbiamo buone notizie. Lui c'ha la verga che ti serve. Ti mancano 10. Ci ho pensato io, stellino. Ci vado tutti. Non solo 10, non è che. Vabbè, intanto inizia però. Niente. Oh, devi pagare. Poi una cosa, oggi non c'è un secondo costruttore. A proposito, Nati, questi sono i nostri soldi, poi posali qua. E anche questo è pezzo. Quanti sono di rame? Dipende quanto sei povera. Se... Ah, 10 monete di rame, ho visto. Che cazzo dici? No, gli ho dato lo stipendio. Ma
con 10 monete di rame non ce me ne compro le cose. No, no, nel senso, ora gli altri soldi che ho fatto. Vabbè, intanto che parlate vado a fare, vado a vedere il beviale. E quanti soldi hai? Non lo so. Hai. Quanto ne serve? E che devo fare? Finita, rimane senza soldi? Ah, ora l'ho letto, venite da noi pirati a sto punto, troffiamo di meno. Ma no, punto. Ma perché mi copre la skin? Vabbè, dico che non la volete, ho chiesto la macchia stentata. Poi sembrano tutti uguali, tutti i diamanti. Oh, bocchina. Hey. Ciao Beviale. Ciao. Le tasse hai detto che volevi pagare, giusto? Certo. Vado a prendere i soldi. Quanto sono? Sono terreno. Che però io sono cristiano. No. Io sono della religione di Gian Pizza. La casa ce l'hai? Sì. Allora non paghi la casa. Ok, quindi pago solo. Ma ieri l'ho pagata la casa. Perché oggi si è attivato il bonus. Ah, ok, ok. Quindi paghi solo quindi l'attività, 25. 25. Sì. Arrivo. Tranquilla, sole, che domani riceve un giorno, altro si prende meno di oggi. Voilà, 13 ore ragazzi. Ma io non mi sono ricordato di togliere quello. Ciao Simon, la produzione di ferro come va? Non vediamo niente, da un sacco di cioè con i pirati non se ne vedono, quindi penso sicuri. Ma tu hai detto che non c'è ferro. Ah, ferro si va benissimo per. Però i pirati. È ritornato dico il ferro? Sì, sì, comunque i pirati non li vediamo da un bel po' di giorni, quindi meglio, che meglio per noi. Da... Vuoi i diamanti? No, per ora ho fatto una bei acquisti di ferro. Vuoi polvere di redstone? Lapis lazuli? Scheggia di ametista? Avrebbe della polvere da sparo? No, c'ho 7 palle di slime. Quanto le devo, quindi 2 stack? Palle di slime. No, vabbè, io ho dei 15. C'ho 3 smeraldi. No. Lapis lazuli, scheggia di ametista, sì, sì, niente? Lei deve avere bisogno dei diamanti, che poi compro pian piano. Vabbè. Sindaco, venga. Vai, lancio, lancio. Il sindaco potrei avere l'omino? Certo, okay, subito, no. Arrivo subito, signorina. Vabbè, dai, allora Simon, quando hai bisogno di diamanti mi fai sapere stesso tu. Allora io intanto venga, chiedo al signore che di fare le pozioni su commissione per chi va a caccia. Non ho capito un cazzo. Ho detto, mi hanno consigliato di iniziare a fare le pozioni su commissione per i cacciatori e quelli che vanno nel Nether.
Ah, sì, va bene, cioè. Quelli contro il fuoco e quelli contro il Vabbè, intanto ti do l'omino, fuoco. così tu hai l'omino. Simon. Baby Ale, noi abbiamo già parlato, giusto? Sì, pagato le tasse, sei a posto. Dodger. Ma di che? Ma se vorrei comprare un futuro omino, la Villager, quanto È costa? gratis il primo. Di nuovo, detto No, il dice. secondo. Ah, è il Se hanno fatto secondo. Christian, quello di Christian non lo prendo, cioè. Ah, sì, quello di Christian. Ma scusami. Gratis. Io ne ho Chi è preso uno. Christian? Christian non ha preso nemmeno Allora, a uno. posto, quando è questo Chi è No, perché Christian? volevo già iniziare a fare il primo fabbro in nell'altra città, perché No, vedo che sono ok. veramente scarsi di Vale, sto pagando armi. Ciubetto, va Ah, ok, vuoi vendere le armi lì? Sì, ci sta. bene? Che li vedo già bassi, quindi in Dimmi. futuro Ha forse chiesto avrò un se è fatto villaggio, per la quindi casa, sto pagando io, va non so. bene? Va Secondo bene. lei, posso andare già a mettere un tipo cartello oppure lo faccio in futuro? Non so, dipende da lei. Comunque sono 3 abitanti, non so Ok, quanto dammi un possa po' di essere manica. proficuo. Vabbè, però almeno, cioè, almeno che sono almeno armati. Poi guarda, fai conto che qualcuno andrà a vivere di là, Andiamo a chiedere la casa a Non Jesse. sarò l'unico. Libero! Oh! Dai, avvisato. Probabilmente questa roba dobbiamo smontarla. Perché No, no, che? il prete non verrà più. Ma di chi è Che sta casa? prete? Di chi è sta casa? Quale casa? Questa. Questa è di un No. altro ragazzo nuovo. È Ma questa l'esploratore c'è, del scusa. Nether. Dammi. Vabbè, lascia stare, aspetta, i tuoi soldi li metto qua. Prendo l'esploratore net perché ha l'alambicco. Cos'è farà fare L'alambicco. Perché prima era Ah. strega anche lui. Vabbè, andiamo. Non ci perdiamo in chiacchiere, fratello. Ma questo non c'è un cazzo. Ma io mi vende uno di rame e 64 pezzi di pietrisco questo. Della porta, quindi. Porco È Dio, è poco. gratis. Mica male il Ma prezzo. Vabbè, andiamo. buono. Perché a cosa serve il pietrisco? Per fare le prime cose. Strutture, pavimenti. Allora, signora Stella, Chi che vuole le del devo fare? pietrisco? All'omino, giusto. Già Allora, fame, già fame, già shop fame. creeper give. Segnala 1. Tieni, ti è arrivato nuovo. Grazie. Sai come Ma funziona, meglio. no? Dove sta? Ah, se no. C'hai Dove l'uovo sta? in mano, un uovo nelle mani. Ok, Ah, ecco. devi Così. fare tasto destro. Però prima devi rimettere le casse. Devo? Rompere le casse e rimettere tutto. Ok. Vai, rompi che rubo tutto. Come un vero napoletano. Dissocio. Ah, scusa, io sono napoletano veramente. Ora rimetti la cassa. Tutte e due insieme. Ora fai tasto destro sulla cassa e poi a terra dove preferisci. Ecco Eccola. qui. Ora puoi Dai, mettere. Allora, per facciamo i soldi. vendere. Siamo facendo un cattivo palla di cazzo. Allora, nel baule devi aggiungere le cose che vuoi vendere, ok? Nel momento che le aggiungi, ti appaiono Ok. nello shopper. Ad esempio, non so, metti qualcosa. Ok, perfetto. Fai shift tasto destro sul villager. E ti appare la polvere. Tu puoi aumentare. Col tasto sinistro, se clicchi la polvere, aumenti la quantità della roba che vuoi vendere. Se tasto destro per diminuirla. Ok? Poi ci sono due stop, giusto? Uno si chiama barriera e uno buy item. Ma a te ti interessa quello che si chiama buy item. E lì se clicchi tasto sinistro ti aumenta il rame e decidi quanto lo puoi vendere quell'oggetto con il rame. Ah, figo. Capito, Cioè, come faccio il prezzo? no? Non ho capito. Aspetta, il prezzo com'era? Non devi premere, vedi che c'è la polvere di redstone. Non il primo pulsante sotto, ma il secondo, che si chiama proprio buy item. Ah, ok, ecco, ho Se premi visto. tasto sinistro, cambia il costo. Ok, ho capito. Ora fammi vedere, vedi nel mercato esce, se tu fai tasto destro esce. Sì. Ok, tu dici ma come lo levo poi? Allora basta che elimini l'oggetto all'interno della cassa. Ok. Quindi aspetta, lo levo io.
Vedi che l'omino ti dice che semplicemente se lo clicchi ti dice che non c'è quella merce. Per toglierlo definitivamente devi fare tasto destro sulle monete e tasto destro sull'oggetto. No, aspetta. Nati, come si levava l'oggetto dentro la cassa? Mi pare che bastava portarlo a zero. Tutto a zero. Cioè, vabbè, nel senso, zero di run. Ah, sì, ok, si è svuotato, sì. Ok, vedi? Se adesso lo rimetto, ovviamente ti dice che c'è di nuovo. Quindi se tu adesso lo rilevi quell'oggetto, ebbene, nel creeper, nel coso non ci sono più. Tieni. Semplice, ovviamente metti il cartello sulla cassa. Ok, a posto, hai fatto tutto. Puoi anche cambiare l'aspetto dell'omino, se vai nel tasto destro. Sotto ci sono vari pulsanti, dice set il nome del personaggio. Puoi scegliere come deve la grandezza, che tipologia di vestiti deve avere, eccetera. Puoi modificarlo come ti piace, come ti piace. Vedi? Ah. Ecco, invece c'è questa. Ok, perfetto. Hai fatto. Poi vabbè, certo, quando avrai la struttura, eccetera, lo puoi prendere di nuovo in mano e rimetterlo, ovviamente. Lo puoi spostare. Va bene, unicorno? Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Certo che lei ha un buon occhio. Ah, già il legno nuovo? Quello l'azzurro. A breve il nostro boscaiolo lo producerà anche questo tipo di legno. Oh, quanta terra. Sì, io l'avevo rubato un pochino durante l'esplorazione che avevamo fatto. Ah, sì. Hai fatto bene. Vabbè, ma vedi che a breve ci sarà proprio in vendita in casa. Stanno già pensando di metterla. Bene, bene. Bene, dai. La sua casa me l'ha già pagata sua moglie. Sì, sì, lo so. Ah, vero, ancora non ho visto come è venuto poi. Oh, che bella. È bellissima, va. Dove sono la cassa con i materiali? Sono finiti tutti, vero? Quali materiali? Dove sono le le candele? I materiali restanti della casa. Dove sono? Perché da lei. E forse se le tengo di su becca. Ah, scusi signorina, ma i materiali rimasti della casa? Me li sono rubati. Cioè lei se... Mi dia le mie candele per favore. Quelle rosa. Candele... Ci sono delle candele che probabilmente non hai messo, vedi? Sì, sì, le candele giusto. Ok, quelle me le puoi dare, il resto te lo puoi tenere. Ma è rimasto anche il ferro per caso? Ferro un po'. Quello me lo puoi dare perché mi serviva per altro anche. Poi il legno, tutto il resto te lo sì, regalo. Sì, il legno sono le cose che mi servono di più tanto. Sì, sì, vabbè, quelle te le regalo tutte. Solo il ferro e le candele volevo. Guarda, Nati, ho comprato queste candele che si è... Poi ci sono tornato. Ma troppo roba. Prego, 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 prego. Grazie mille. Perfetto, perfetto. Uso un attimo questo. Il ferro? Sì, della mia vecchia casa che ora venderò a Daniel. Infatti Daniel non ha una casa. Okay. Allora. Vabbè, questo te le regalo, guarda. Queste pepite. Okay. Ciao Giovinciullo, hai finito? Sì, sì, ho finito. Ok, mo veniamo, voglio vedere tutte le cose che hai fatto. Vabbè, di là già ho visto in realtà. Quindi va bene. Te le piace la mia casa? Questa? Sì.
Carina, carina. Ahí sta. Di qua, giusto, sì. Ho visto, sì, già, sì. Ho dato un'occhiata, perfetto. Solo l'ultima cosa che poi vediamo un attimo in fondo, però devo vendere un attimo del ferro. Ciao Christian, dov'è Simon? È qui al molo. Digli a ma Simon di venire, che devo parlare con i due arabi, che c'ho una bella cosa per loro. Dai, guarda, signor Christian. Simon, ti vogliono alla tua ferro. Officina. Ferro, ferro. Questo so che vi serve, E ve lo faccio anche a buon prezzo. A quanto, a quanto, a quanto? Diciamo che uno stack di ferro, forse ve lo vendo anche a 60 di rame, dai. Sta parlando con tuo fratello. Sì, ma ha detto di andare da lui. Vediamo, aspetta. Arriva. Dobbiamo vedere se cosa ne pensa Simon. Sì, l'ho fatto chiamare. Vieni qua, vieni Simon, vieni, guarda qua, guarda. Niente di che, ho trovato. Beh, vieni, parliamo di affari, vieni. Sediamoci a tavolino un attimo. Protezione dalle esplosioni. Ah, quanto ne ha? Affilatezza. Uno stack e 50. Ok, quanto ve lo fa? Aspetta, facciamo una cosa, uno stack te lo vendo a 60 di rame. 60 di rame? Lo vuoi? È già cotto, è lingotto cotto. Bene, va bene. Aspetta, no, oh, sono stupido. Uno stack. Ok. Questo qua dice altri 50. Se ti do 32 me li dai? Facciamo 40. Posso dargli 40? Quanto? Oddio, ce l'ho. Ok, sta roba. È il corto già cotto di rame. E che me lo devo fare? È un suo soldi. Mi c'è uno di rame. Ah? Mi sta bene. Non lo voglio. Tieni, dai, facciamo 35. Tieni. Ma chi è che scappa? Arrivederci. Te l'ho venduto a buon prezzo, non puoi dire di no. No, se te lo fanno pagare grezzo, due, un pezzo. Aspetti. Vabbè. Vengi, giovinciulla. Devo parlare di affari. Posa un attimo i miei soldi in casa. Ok. Due cazzo. Ok, sta qua. Posso. Dov'è? È troppo? Chi? Era qua due secondi fa. Giovinciulla. Scomparso. Ah, là. Ma dove? Mamma. Mamma, è che è l'unico pezzo che ho di questo. Cioè, non ne ho mai trovati altri. Quindi è un po' raro come cosa. Vabbè, come vuoi. Oh, io non vedo già giù. Ok. Sì, te l'aspetto qui. Che ha comprato? Dove vai? Ah, ma il ponte ancora non è pronto. Il ponte. Io avrei un problema. Lo devo fare adesso pure. Pensavo che ci avevi il tempo. O non ce l'ho. No, perché poi mi sono messo a fare la casa di come si chiama? Di Mario. Ah, va bene. Sempre la devo finire, siccome è arrivato tardi. Vieni, ti pago allora le strade, poi parliamo. Ciao. Ciao Vale. Oi baby, dimmi. Vale. Sta a posto? Mi dica, ditemi che. C'è un problema, io non mi trovo alcuni item che avevo. Cioè? Avevo cose del blaze, ma non ci sono più, e anche delle verruche. Ma? Aspetta, fammi pagare un attimo a Cristiana che sta aspettando la giù. Allora, andiamo. Deve fare la scalinata del ponte. Oh, penso che sia abbastanza semplice come lavoro, penso che vada bene così, no? Aspetta, quant'era? 30. 30? Sì. Ci sono stati quasi 10 stack di pietra. Lei mi deve dire i materiali, io ho pagato la manodopera. Ok, allora, i materiali...
Allora, io ne ho comprati 60 e ce ne ho pure altri che hanno usato nella mia cassa, quindi sì, mi dia 60 di materiali per questo. Ho comprato da Giampizza 6 Ah, stacchi. che porca. Ok. Ah, a posto. Grazie. Pagato e siamo a posto. Ah, bisogna di qualcosa? Mi dica, signorina, venga un attimo qua. Che è successo? Avevo degli gatti, ma sono spariti. Come sono spariti? Aspetta. Che ti servono? Mi serviva quella cosa del... come si chiama? Verruca Aspetta, del Nether. la crema di... l'avevo comprata una, ma non la trovo più. E anche due le rughe, ma non le trovo più. La verruca del... La verga, dici? Vabbè, Sì, io le chiamo tieni, le tieni. rughe. Grazie. Non so quanti erano, ma ti ho dato questo. Ma perché c'è la musica di Pirata? Come c'è la musica di Pirata? Ah, Pirata di Caraibi. Ahi! No, guarda qua, da mettere adesso le candele in casa, andiamo a vedere. Oh, chi è questo? Ma che è una rana, eh? Vieni, Schifo di merda. vieni. Ciao! Ma che ci va a Guardate, stare tirando qui? attentato. Oh, ma aspettate di me là, dimmi, costruttore. Il costruttore, non so, magari poteva servire. Cioè, tu hai trovato una persona così a cazzo all'improvviso. Panzer. Allora, in realtà serve una cosa perché il signor Giovinciullo è occupato. Fatto? Dobbiamo costruire un ponte, vieni a vedere. Vai. Abbiamo fatto bene. Che fatto? Oh. Oh, dove sta? Ma perché il costruttore non mi segue? Ah, dormiglione. Mi apri. Te svegli? Master, devi seguire Vieni. ora. Ah. Allora, vedi sto ponte? Come sta a pigliare culo? Ma sta a pigliare culo? È morto. Ogni volta una vita. Fra, è morto. Non Sì. funziona, guarda. 30. Ma è andato. È tanto. Ma ci sta. Ma io non sento lui. Anch'io. Oh, Panzer. Ora Ci tu. sono, sto bevendo. Ci sei. Ma che bevi? Ma Master è morto, raga. Non funziona più. Un attimo. Devi rientrare. Basta. È entrato nel canale, però non va. Fammi vedere. Ma che è successo? Ma è che stai cambiando costantemente le skin? Cioè, hai una crisi d'identità? Non funziona un cazzo, sta roba è una merda. Ehi, sto che classe. Oh, ma perché devi sempre giocare con le cose sporche tu? Perché è sporco? Se perché sono di Quelle colore cose di vestito sporche. sporco. Ciao, brucia i tappeti, coglio. Ma E no, è senti. entrato, ma comunque non lo sposta. Non lo sposta? È spostato tu, eh. Ma Vabbè, non non ca. cazzo. Ciao, Master Tiranno. Ok, ci sono. Ah, vieni con noi. Ma che sta scrivendo? Allora, guarda. Vieni, essendo che l'altro costruttore è un po' impegnato, anche l'altra signorina. Abbiamo bisogno di costruire un ponte così.
uguale, letteralmente, cioè non proprio uguale uguale, però una similatura in questo punto, vieni a vedere. Puoi farlo fare a Giove che è fatto. Occupato, sta lavorando. Ha fatto già le strade. E ci serve da qui a lì. So okay. Che la distanza è maggiore, quindi sarà un po' più grosso. Insomma, che vada, se è troppo lungo, grande lì, fallo qui. Ok. Basta che non riesci ad adattarlo alla strada lì per l'attività del signore. Ok. Ok. Solo i materiali. Vabbè, sono tutti in legno. Vieni con me, te li compro dal comune. Aspetta, vado okay. A prendere i soldi del comune. Andiamo a comprare materiale. Riusciamo a mettere le candele in casa mia? Per caso l'hai rilevato un pesce? Perché ho pescato una cosa, mi è passato davanti e non mi è arrivata. Ciao, vieni, vieni. Allora, fa legname nel boscaglio di qua. Quanto legno serve secondo te? Bella domanda. Lei è costruttore, dovrebbe già sapere la cosa. Allora, sicuramente serve legno di quercia, quindi le prendo 3 stack. In caso il legno se lo tenga. Se rimane. Okay. A posto? A posto. Tieni, questa è la paga per il lavoro. E andiamo, ma perché fa sempre strunzo? Mannaggia, senta, ma no. Da lavorare. Oh, fra, hai finito il legno, mai visto? È morto. Come è morto? Perdo, sto tanto a fare questo tipo di legno, infatti lo stavo andando a fare. Ce n'erano 3 stack. Ma aspetta, fammi vedere una cosa. Vabbè, ce l'hai il resto alla fine. Sì, sì. Vabbè, ma il legno sì. Di questo è quello più comprato, è normale. Ma sai che è finita la mia casa alla fine con tuo legno? Bella, eh? Hai visto? Allora, uscite di qua. No, scusa. Guarda, sono un politico, spariamo il politico. Stavo scherzando. No! Vai, devo uccidere il sino. Amica, oh, mia c***o. Che vuoi fare, Daniel? Sto scherzando, però. Oh, è mortale, ma che chissà che non mi sono preso a batti. Non era così che voleva. È mortale. È mortale. Anche le frecce resiste. Ah, ti sei pisciato addosso, fra. Sai che... Io vado a mettere un attimo le candele nel casa mia. Oddio. Mamma raga, mia, abbiamo Assassin's Creed. Bello, sì. Ah, e questo è il fuoco? Oddio, grazie. Ma per quanto tempo? Buonissimo. Sì, perché certi pesci vanno sott'acqua. Cioè, ah, che schifo è il mostro. Ah, è bene. Allora, vieni a vedere come mettere le candele finalmente. Senti, Doge, riguardo i blocchi di miele ne ho fatti 12 per ora, ma 20 non penso che ci arrivo. Ne sono troppi. Queste api sono mosce. Vabbè, ma è normale. Io non so che farne, sennò ti guarda, fra, guarda, non vedere. Wow, l'hai fatta tutta rosa. Madonna. Ma che, perché non si mette? Perfetto, ok. Io, vabbè, non è molto poco etero questa casa, eh. Mi piace, io sono gay, quindi... Hai qualcosa contro di me? Esatto, quindi tutte le ancora... E che ma c'ha la moglie, bella. Guarda che bella. Ma tu domani continui a lavorare da me o
le mie famose candele. E sta. Ne ha prese poche, però, comunque. No, ce l'ho altre, ce l'ho. Eh no, devo un attimo abbellire, sembra utile. Vai, vai. Mo vedo quante me ne sta. Secondo me stanno bene anche sopra. No, ti guarda qua come sto facendo le candele. Vado in casa mia, aspetta, mi servono altre candele per la rosa. Arrivo. Sono poche. Ne ho altre 10 se non sbaglio. E mo vado a cattaspe. Ah, devo andare a comprare altre candele. Qui? Dai, vedi, guarda qui l'entrata. Bellissima, eh? Vediamo un po'. Ne faccio 7, dai. No, aspetta, aspetta, non farle ancora, aspetta. Fammi vedere quanto mi bastano. Se mi bastano. No, te l'ho messo a 7, prima stavano 8. No, vabbè, non diceva il costo, diceva nel senso... Ah, ma se ti servono coloranti, li vende il cartiere comunque. Capito? Sì, sì. Vabbè, diciamo che devo fare anche solo i palocchi di slime per ora. Quindi sti cazzi delle candele. Aspetta, mo glielo chiediamo. Perché se... Perché mi sa che mi servono altre, poi ti dico. Ma non fare tutto rosa, metti qualcosa di brillante. Altre candele. Vabbè, ma è, se addice la casa, Nati. E mo ti faccio sapere. Nati, vieni con me. Dimmelo che devo... ma ti conviene fra... Aspetta. Ben, ti conviene comunque farle, perché penso che mi serviranno altre. Ma... Allagate il server, aspetta. Ok. No, niente, stavo laggando il server. Giuro che Martina non è morta per colpa mia. Io non mi meraviglierei se essa fosse morta per colpa tua, perché tu sei un pirata cattivo con lei. Bene, ma Nati. Devo fare 12 più o meno. Mo vediamo, mi servono 3 per ogni angolo. Lì le ho messe. Ok, fammi vedere. Allora, sono 3. Vedi? Nati, pure piano di sopra, no? Sopra? Allora, tipo... Qui. Qua. Quindi 2, dai. Qua. 1, aspetta, mi servono 3, 6, 9, mi servono 9. 9 candele mi servono ancora, altre 7 perché mi pare che ne sono rimaste 2. Ah, c'è mo controllo. Cazzo, che caso. Sì, no, sì, ne no, sono rimaste 3, 3. Carlo, sei libero? Aspetta, siamo un attimo. No, sono un attimo impegnato. Aspetta. Ma magari il letto lo mettiamo di sopra? Poi dobbiamo abbellire, Nati, la casa, facciamo le sedie. Magari lo mettiamo di sopra? Ma vediamo, aspetta, intanto mi servono le candele. Tipo camera da letto. Ma noi addirittura abbiamo 2 piani. Aspetta, sbagliassimo, ma stavamo a rubarne le candele. Abbiamo una e secondo piano. Ok, 6. Beh, 4, 3, 6. Mentre quel baule di là lo dobbiamo togliere. Ma non si consuma normale, magari? Vale. Sì, Nati, volevo mettere le candele così. Ma tipo non si consumano mai? No, no, sono... non si consumano mai. Devo solo accendere tutte. Teoricamente non si dovrebbero consumare. Ma non so se si consumano. Intanto postiamo i letti sopra. Mo spostiamo un po', sistemiamo la casa, aspetta. Sì, mettiamo di sopra il letto. A parte, fai tasto adesso sul letto così ti imposti. Ok. Ah, Nati, ma dobbiamo sistemare un po' le casse però. Dobbiamo fare una cassa. Ci servono altre casse, aspetta.
Non ci abbiamo legno, vero? Roba. No, ma è roba proprio messa malissimo. Cioè, è proprio sistemato male. Come cazzo sistemato? Che senso sistemato male? Aspetta, vado a prendere il legno della mia attività, aspetta. Ah, qua sì, lo so. Tieni un attimo. Posso i soldi? No, non essere proprio male. Le ho solo detto c'entra il buco d'acqua. Ah, Scogna, chiedi a Martina, che sicuramente Martina lo sa. Chiedile se le candele si consumano o sono infinite. Ma mi pare che sono infinite. Beh, dovrebbero bastare, te regalo. Benno poliziotto. Sei comunque. Ho fatto le candele, ho perso un lingotto di vero prima. Tenga, tenga. Grazie. Capito? Sì. Ho detto già hai fatto sei candele rosa? Subito, sì, sì, già fatto. Già avevo tutto, già avevo. Vabbè, metti nel negozio e poi vengo che dobbiamo sistemare. Sì, vai, già non ce l'ho messo. Allora Nati, vieni qua. Dove sei? Sopra. Madonna, che asimmetrica questa cosa. Mm? Che asimmetrica quella cosa, mi dà fastidio, aspetta. La scala. Aspetta, no, il letto. Aspettate. Facciamo così, se non è brutto da vedere. Dormi sopra. Così è meglio. No, era troppo brutto, di giù, era asimmetrica. Poi vabbè, le casse le sistemiamo poi. Aspetta. Vai, qua sistemiamo. Intanto mettere tu le casse, perché tanto io c'ho l'OP e le posso aprire quando voglio. Quindi metti solo il tuo nome. Solo una me l'hai dato. Un attimo, uno tre. Candele rosa anche tu? Non abbiamo cartelli qua dentro. Allora, una cassa, devono esserci solo i soldi. È questa qui. Capito? Qua mettiamo solo i soldi. Per esempio, per esempio. Allora una cosa più grande, mi sa. No, ho messo tutto. Aspetta, vediamo se ne ho. No, aspetta, mi devi dare. Ah, oh, bella presa di. Avevo una stack di rame. Ah, qua giù invece facciamo i forni, facciamo tipo la cucina, poi sistemiamo bene. Facciamo così e facciamo. Questa è tutta roba inutile. Cattini vari. Ops. No, questo magari è inutile. Cartello di quercia scuro. No, ma è tutta roba inutile questa. Sì, lo so, però intanto prendiamo la cassa. Poi le tue cose dell'attività, secondo me ti conviene farle giù. Quindi tutte le cose della tua attività le facciamo giù. Sopra facciamo altro. Tanto mettiamo di torce, è scuro questo cartello. Lo so, non ci va a caso. Qua ci mettiamo i nostri oggetti privati. Questi qua, capito? I nostri oggetti. Metti qua anche il cartello. Le vedete dalle palle? Metti lì, signor Riotto. Ok, c'è cioè un poliziotto. Riotto ha ucciso il signor Master Tiranno. Oh, nel... fate troppo bordello qua. Stiamo dormendo. Ma siamo alla centrale noi. Ma sì, ma si sente la voce. Parlate piano, cazzo. Ma io non lo so, maleducati. Ammazziamo a questi. Allora, vedi, allornate. Qua giù, fammi vedere. Questa è la tua cassa dell'attività, no? E c'è solo il tuo nome. Ok. Qua, per esempio, noi abbiamo tutta sta... No, qual è? Aspetta. No, però è brutta da qua fuori. Ma qui ho troppa roba, aiuto. Come faccio? Prendi questa roba, gentleman. Prendi. Pensate, ammette che tanta roba non riusciamo a prendere. Allora, gli oggetti futili, nel senso che non sono importanti, li mettiamo proprio sopra qua. Tipo la cantina. Lì da quei cartelli. Ecco le carte,
poi, cioè, vale, me se sistemi tu perché non so sistemare. Allora, ma che stai combinando? Eh? Qua per esempio dobbiamo fare solo blocchi. Quello che ho sto mettendo qua. Ma non mettere qua dentro, porco dio. E so sistemare, tu mi metti là. Eh? Allora, a parte fammi svuotare un attimo l'inventario. Che devo prendere la roba a terra. Ok. Allora, qua abbiamo una marea di oggetti inutili. Cannati, continuo a mettere qua dentro. Ah, intanto ti droppo le cose che riguardano la tua attività. Te le droppo e le mettiamo giù, nelle casse giù. Tipo qua abbiamo tutta sta roba che ti serve per te. Tipo per esempio questa, mettitelo, questo qua, che è un'armatura. Guarda qua quante armature c'ho per te. Metti anche questo. Che cazzo ne frega, ti proteggono. Poi c'è una zappa, fortuna 3, porco dio. Questa la possiamo vendere a tipo di... Allora, un po' di confusione. Sistemiamo. Allora, Nati, io ti ho preso le cose della tua attività e te le droppo adesso. Uno, ma due, poi che è dato un po' di fuoco, 4, 5, 6, 8, 9. Mantieni giusta roba è tua. Ah, qua c'è la mia roba? No, no, non metterlo lì. Questa è la certa. Mantieni in mano, per favore. Ma avevo un casino di canne da pesca, dove sono? Ah? Dove è la mia canna da pesca, quella buona? No, 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 non la voglio. Ce l'hai addosso, vedi? No, puoi qua fare. Non c'è. Mi sento male, se non la pesca. Ma l'hai messo qua? Una cosa che mi serve, non me la rate. Allora Nati, questa sarà la zona della tua attività. Quindi ci mettiamo libri per esempio. Dove cazzo è l'altra cassa? Ah no, ho rotto la metà giusto. Sistemati questa cassa, io ti sto spostando la roba. Tu sistematela. Devo prenderla, no? Questa dove la mettiamo? Qua, qua, qua. Qua? E qui si metti le cose della tua attività. Grazie, ci vuole un po' di luce. Ma è piena? Metti la cassa a terra. Aspetta, una cassa? Sì. Io volevo sentire, ma come le torce non si consumano, come le... Sì, vale, come le torce non si consumano. Io volevo sentire, ma quale parlare piano? Vai a sentire che dicono. Ma che stai dicendo, Scogna? Nati, ti sto mettendo tutti i tuoi oggetti qua. Come fai a spostarli così per le... Shift. Shift? Shift, tasto sinistro sugli oggetti. Sistemateli come vuoi i tuoi oggetti qua, questi qua. Qua ci sono i soldi, qua mettiamo il cibo. Andate, la cassa centrale mettiamo il cibo. Capito? Cassa centrale mettiamo il cibo. Sopra dove sono i letti, cassa centrale e cibo. Quella invece vicino al tuo posto del letto mettiamo i minerali preziosi.
Quindi ferro, oro. A questo. Sopra ci mettiamo la monnezza praticamente. No. Ma hai messo i cartelli sulle casse però? Tieni, ti ho dato i cartelli. Ma per quali casse? Sopra, c'è una cassa senza cartelli. Orribile, marrone scuro. Sti cazzi. Ok, ho sistemato Nati. Se ti serve cibo è una cassa centrale, cibo per ora ce n'abbiamo. Ok, abbiamo fatto tutto. Mancano solo 6 candele che devo comprare. Vado a comprare. Oh. Faccio diventare una persona di un certo paese. Ti faccio entrare nel 1940. Ti faccio provare. No, grazie. Sicuro? Grazie. Okay. Ho trovato un esemplare di gatto. Che hai fatto? Ho trovato un esemplare di gatto. Ma ha comprato il colorante da te, signor Ben, giusto poi? Come? Ha comprato Ben il colorante da te, vero? Ti faccio solo una. Non ha comprato niente, signor Vale. Io. Come? È impossibile. È venuto lui. Niente, si chiama così ormai, ma è per il meme. Ah, ok. Vale, la cosa testa. Cosa? Ho messo tutta la figura testa. Io che ne so dove l'ho messa. No, Vale, quella cosa testa ci vedevo troppo. E non so dove l'hai messa, Nadia. Chi l'ha attaccato? Ce l'avevi tu addosso, se ce l'avevi tu addosso. No, ti avevi detto che ce l'avevi tu. Vede nella cassa allora. Porca troia, dov'è? Ma che fa quella canna da pesca? Sapete che avevo tutti i migliori bonus che ho pescato in tutto sto tempo. Nati, ma io non mi hai dato proprio niente, mi hai dato. Ho perso la canna da pesca. Fortuna del mare esca 2 in distruttibilità 3? È l'unica però che era full vita perché aveva ripristino, dov'è? Questa. Oddio, me lo ricordo. Me l'hai messo in mezzo allo schifo. Che si dice in italiano? Non mi veniva. Oddio. Sirene, Carlo, stiamo andando. Ben, aspetta, Ben. No, aspetta. No, adesso, no, mi sa Ben. Ci sta andando. Addio, canna da pesca. Hai visto, Fra? Stavano incolpando qualcuno e tu hai detto di parlare piano. Io volevo sentire. Ah, volevi sentire, non avevo collegato a questo. Nati, c'è il libro Fortuna, vero mi pare? Grazie per il follow, bello, e benvenuto tra le arance. Allora, abbiamo fatto le candele sistemate, dobbiamo fare 1, 2, 3. Oh, finalmente. No! No! Non si possono mettere, ma si possono mettere qui. Niente, ho delle candele in più, le conserviamo. Il server è privato, il server... Non è, cioè nel senso, sì, è privato tra virgolette, nel senso che può entrare chiunque ma deve fare la whitelist, cioè deve venire a parlare con me, presentarti e fare una mezz'oretta di whitelist per entrare. Oh, finalmente ha smesso di piovere.
Oh, salve Doge, salve, abbiamo fatto il nostro compito. Che è successo? No, ho fortuna del mare. No, c'è stata una denuncia per il signor Daniel. Il signor Simon. No, no, che ha combinato Simon? Fortuna del mare che non c'entra niente. E ha ucciso il signor Provinto, come si chiama? E dov'è Simon? No, Simon, mi hanno detto che lei ha picchiato una persona. Già ho fatto una bella ramanzina al signor. Va bene, deve pagare una multa di 80 monete di rame. L'ho pagata. Come 80? Ho già fatto io e dove stanno i soldi? Gli ho dato al signore che è morto in pratica. Ma com'è il signore che deve darla al comune? Ma lei è scemo, ma come cazzo? No! No! No, che è successo? Le scarpe. Dove sono finite le scarpe? No, maledetto bastardo. Oh, l'arma tua ci sta rompendo, raga, porco. No, ma devi aggiustarla, fra, devi sempre controllarla. Denuncia il Doge, Carlo. Doge, mi devi dare i piedini, grazie. Se vuoi ti do i diamanti per fare i piedini. Vieni, te li regalo, vieni in comune, vieni. Il rimborso. Doge. Ma pensa che non ci sono riusciti in 200 mostri. Ma è bastato un colpo di scopa, fra. Doge, come ci ottieni il binocolo? Il binocolo devi parlare con i fabbri. Io 8 allora. Sì, che dici a me. Costa 20 un binocolo. 20? No. Tieni. Dai. Naccio, tu hai rotto cazzo. Tu hai fornito fumariolo. Che domanda ti chiudo da galera ghietta chiama. No. Diglio. Chi è che non ha pagato le tasse? Io. Bebiale. Vieni con me, Ben, andiamo. Ma non le avevi pagate già, Bebiale? Sì, sì. Allora, cazzo ce la fai io, coglione. Calogero lo deve pagare. Calogero non c'è. Che deve pagare? Ah, ma a proposito, aspetta, ma i nuovi cittadini devono pagare le tasse? Aspetta. Ma io mo mi sono ricordato. I nuovi cittadini devono pagare le tasse. Mi sono fatto full diamond, hai visto? Sì, ho visto. Ogni pezzo 20 di rame. Ogni pezzo di armatura, non è buono. È buono. Sì. Come sta venendo il ponte? Vedremo. Master Tiranno? Sì. Visto che lei già è qui, devi pagare 35 monete di tasse. Sì. Allora. Mica le devo ricordare io questa cosa. Mi scusi. 24... 6, 7, 8 e 11. Ok, lei ha pagato praticamente la casa popolare 10 monete più 25 la sua attività, va bene? Ok. Si ricordi di pagare le tasse che rischia la multa. Va benissimo. Ma che stiamo dicendo? Che stiamo dicendo? Mi sono dimenticato. No, io non mi sono fatto full diamond. Andiamo in spedizione. Spedizione? Ah, ti serve canna da zucchero, hai detto? A chi è che serve? No, no, a me no. A Stella. Che deve fare lo zucchero. Aspetta, ora vado a parlare con lei. Devo andare anche nell'altro villaggio, quindi. Magari me la voglio. Blackwater. Eh? Blackwater. Ah, le vuoi accoppiare, Nate? Le ho accoppiate ieri, se andate se andate. Non lo so, no, dobbiamo andare lì a vedere. Allora, aspetta che arrivo. Ah, Bibiale, se vuole venire anche lei. Vengo. Sì, 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 vengo. Tanto sono attrezzato. Quindi andiamo a vedere. Lascia le mie cose. Sì, lascio un corno. Dio mio. Cos'è? Cosa? È il suo magazzino, signorina. Andiamo via? Ah. Sì. Dove sono? Chi? No, no, parlavo da solo, scusa. Ok. Nadia, dov'è Stella? Perché? Mi serve perché le interessava dei materiali. Panzer in the Nether. Non è qui.
Ciao, fratelli. Ma oggi mi ha detto di venire a Porto. Sì, dobbiamo fare una piccola spedizione, ma volevo Stella. Devo andare a ritirare le tasse, devo andare a pagare. Dobbiamo ritirare le tasse di alcuni cittadini. Di Blackwater? Ora. Rakan le ha pagate le tasse, Rakan no. Ora le sto andando a prendere. Ok. Cibuyos? No. Bravi, ho detto. Signor Doge, penso che debba andare al comune. Si vadono le tasse. Fai. Che te che è noto. Guarda qua che immagine, guarda il Doge che sa fare, guarda. Hai visto? Ma chi gliel'ha insegnato questa... Bebiale. Grande. Così Stella, signora Stella, ma lei non deve comprare la canna da zucchero? Sì. Allora venga con noi. Ha già venduto qualche stazione. Bene, immaginavo. Si è fatto pagare bene? Sì. Quella da cura è andata a Roma. Ma quanto costano? Ne ho messa 15. Porco puttana, buono. Beh, non è tanto, però comunque ti arriva. Boh, andiamo dai, ragazzi. Gentilmente sarebbe sempre un marinaio con noi. Nati, tu devi venire? Arru, cazzo sta. Ah, ma chi cazzo t'ha visto? Pure io sono un marinaio. Da quando? Ah, perché sto perdendo vita? Non mi ricordo, sta. In che senso stai perdendo vita? Appena torniamo, ti faccio le pozioni alla lancia. No, vabbè, più che altro, signorina, le pozioni di salute saremmo interessate anche al comune per i nostri poliziotti e i nostri uomini. Sì, perfetto. Solo devo trovare chi mi dà le angurie. Le angurie? Oddio, le non le angurie ho... quelle agricolo. Ma le angurie servono per fare le pozioni di cura? Esatto. Ma non so se il contadino... Tu le sta facendo le angurie, ce l'ha? Sì, ma gliele frega Simon. In che senso di lei? Qualche volta va là e va a spulciare. Certo. Quando lo dite al comune che lo arrestiamo, gli facciamo. Comunque una dice. Io lo vedo certe volte. Ma tu sei un coglione, non denunci. Ma ho capito dopo che era lui. Comunque servono allora. Ha modificato qualcosa in un Blackwater. Minchia, è cambiato tantissimo appena la vedi. Rimane. Ora appena arrivi vedi. È veramente molto è carino come la video. Mappa. Ho aggiornato. Vuoi vedere se avete messo qualche aggiunta? Ah sì, vabbè, se vuoi vedere, sì. Vabbè, comunque quindi servono le angurie. Ma non le ha messe in vendita, immagino. Giusto per fare vediamo l'ultimo se la lancia dove sono state le chi. Da cura comunque ne ho, sindaco, dai il mio costo, quante ne vuole. No, circa una diecina. Di angurie? No, di pozioni della curia, sono riuscita a farne qualcuno in più. Ma scusami, un blaze quanto ti dura? Un casino? Tanto, Quante pozioni perché... puoi fare con un blaze? Allora, per esempio, se lo trasformi nel fuoco me ne da due, quindi ogni volta ne posso fare sei. Con uno? Cabroia. Cioè, con uno ne fai tre, con due sei. Ah, ok, quindi una mazza di blaze praticamente fai tre pozioni. Sì, ma nella perché ho trovato si deve vedere se ci sta lo spawner dei blaze. Sì, è quello che non riusciamo a trovare, ma infatti poi parliamo anche con i piratini. Perché mi sa che manco loro non hanno trovato niente della fortezza. Magari creiamo noi spawn manualmente, voglio, perché sennò è un casino. Sì, no, rovina l'esperienza e RP a tutti. I delfini. Soprattutto a Stella. No, ma anche i minatori e l'esploratore del Nether è un problema per loro. Esatto. Le cose se non sono introvabili. Questo è il porto, esatto. Ragazzi. Non so se Baby Ali mi ha visto il porto. Sì. Ah, ok. Ancora una volta. Vieni. Venite a vedere. Oh. Qui ci sono le tartarughe. Questo è la terra del contadino. Sono di più, no, ci sono lava. Spudino.
Oddio, salve contadino. Sì, sì. Ce l'hai la canna da zucchero? Aspetta, vediamo. Però non comprare subito perché è nuovo. 20,64, mica male, buono il prezzo. Aspetta, ora glielo chiedo. Ciao contadino. Come ti fa a scendere? Signor contadino, vieni un attimo qui, gentilmente. Siamo venuti qui perché la signorina strega avrebbe bisogno della canna da zucchero. Ma non c'ho ancora lo stock, cioè. Quanti pezzi hai? Ma aspetta, mi pare una ventina, aspetta. Non riesci a arrivare a 32 e gliene dai 32 a 10 monete di rame? Almeno. Se gliene dai 32 a 10 di rame, fai la metà il prezzo un attimo. Cioè glielo fai manualmente tu senza omino. Vieni un attimo, aspetta. Sì, perché lei serve urgentemente, capito, per questo. Io perciò volevo un altro terreno, per forse torno a canna da zucchero. Ma lo so, ma non... guarda che dopo ti costa una cifra. Cioè, so che stai guadagnando adesso, ma calmati un pochino. Una domanda, la quel macchione. Però non sto guadagnando tantissimo. Sputa a lui. Sputagli. No, no, non picchiate sputino. Ah, in caso ragazzi, se vi servono anche attrezzature ci sono qui. Ah, ho costruito la fine dell'attività. Attività Master Rhino, cazzo. E che ha fatto proprio un buco. Preciso. Non so se ci sono materiali che ti servono, non penso. Questa è tutta roba comune. Più che altro devo parlare con... Rakan, ascoltami un attimo. Rakan, ascoltami un attimo. Ma vi servono per caso oggetti tipo falce, pale, eccetera, in ferro? Putino, in ferro mi dice, signore? La roba è in ferro, perché il fabbro vorrebbe aprire una sua attività qui, il fabbro. Proprio per darvi la disposizione di prodotti. Se vi serve ferro, le cose in ferro, lui ve le porta. In realtà mi trovo bene con la pietra, però ci farò un pezzerino. Ah, vabbè, in caso... se ti... vabbè, non a te. Diciamo più che altro al minatore, cioè sicuramente servirà. Boh, poi ne parliamo meglio di queste cose. Signore, ne ho 44. Dov'è la signorina? La signorina è dietro di te. Dai, fagli un buon prezzo, dai, la prima cliente. 44, dai. Va bene, va bene. Quanto vuoi per 44? 44, dammi le 12. Oh, visto che è gentile, contadina. Sì, ecco a lei. Però... ecco a lei. Grazie, grazie mille. Vediamo quanti soldi sta facendo sto bastardo. Dove stanno tutti i soldi, nascosti, eh? Subito, la furba intelligente. È scaltro. Ecco come si guadagna nei server e si fa scambiare per una donna. Ma vendi anche le torce tu? No, perché ho sbagliato a premere. Ah, ma lo puoi togliere, guarda, ti faccio vedere. Vai nella cassa. Ah, cosa? No, dico, ho sbagliato a premere e ho fatto un sacco di torce e le volevo vendere a minatore. Ah, ok. No, vabbè, se le volevi togliere ti spiegavo. Ma in caso, se vuoi togliere una cosa, basta togliere l'oggetto all'interno, sì. E azzerare il costo dell'oggetto poi nel negozio, poi sparisce da solo. Ah, ok, ok. Ah, in caso, Comunque, i semi, una moneta, i semi? 4. Un 64 stock, pigliatevi se vi serve. No, ma mettili a 5, guarda che panzer uso per i polli. Li compra, lui. Mettili a 5, se no è troppo poco. 1. Ok. Stai attento con i prezzi. Ma non mi serve. Ah, la carne da zombie ti serve, strega, per caso? Però non è 64. Non servono per le pozioni? Ah, ok, pensavo che serviva qualcosa. Boh, va bene, dai, questo era. Noi eravamo venuti qua per lei. E intanto la signorina Samiki per le cose. Ma hai preso per un po'? Le tasse. Ah, le tasse, è vero, Rakan, devi pagare le tasse. Gliel'ho ricordato io. Grazie, bravo, Bebiale. Futuro sindaco. Allora, 25 l'attività. Più 10 da casa, 35. 40, 50. Ma io non ce l'ho la casa. C'ha la casa popolare, zia. E pensi che è gratis? Aspetta. Ma perché le butti così? Dov'è la casa popolare?
38. Gli do anche la mia tassa, solo che ho 14 con me. Ma perché ancora non hai pagato la tassa tu? No, mi sono dimenticato. E mo' quando tu... appena vendo ti do il resto. E la tua casa, raga. Mi devi dare 11. Cambio, in caso cambio anche con le pozioni di cura, tanto te le devo passare. Ah beh, sì, devi fare le pozioni di cura, quindi siamo a posto. Sono delle patate cotte. Uno stacco di patate cotte. Sì, vabbè, non toccare, sì. La patata è sale. Sono qui, dietro di te. Come dice il proverbio, la patata bagnata, salata, è sempre la patata. A posto, ci troviamo. Va bene? Vado a segnare nel libro del comune che le ha pagato le tasse. Niente, ragazzi, noi andiamo un attimo dalle tartarughe e poi torniamo. Ma devi salutare Sputino prima di andare. Aspetta al posto. Ciao, Sputino. Le ho già fatte a copiare. Ecco le tartarughe. Ma le ho già fatte. Hai fatto già? Guarda, hanno fatto 2 uova lì e altre 3 uova. Ma visto, si stanno per schiudere le uova? No, quelle di 3 sono rimaste 3 ieri. Mentre forse... Oh, si è aperta una. È andata una tartaruga, ho sentito che si rompeva. Ma dov'è? Allora, erano 6. Vieni. 7? Ho sentito che si rompeva. Sono 7? Contale. Sono 3, 6. 8 sono nate. Minchia, erano 6, sono tenute le 8. Mi stanno per schiudere. Aiuto. Ma c'entrano qui. Ma che stanno tutte qua col tutto? No, sono facendo le cose dell'accoppiamento. Ah, che cazzo di problemi ha? Lasciale fare. Ha fatto un altro uovo nato. Oh, che bello! 3, 4 questa ha fatto. Minchia. Mamma. Ma sicuro che quando non mi ha ingrandito? No, vale, l'hai rotto. Come l'ho rotto? No. Andiamo via, dai ragazzi, torniamo. Ma poi quando è che devi iniziare a rivolgere e ucciderle? Ma per farle schiudere, no, dovrebbe stare qualcuno qua a guardare. Ah, non si schiudono se no. Vabbè, ma c'è il contadino, vabbè, ma c'è un player, prima o poi si schiudono. Perché io le vedo più di prima, quindi. Andiamo, dai. Ah, aspetta, devo andare a prendere i soldi nel mercato. Non si schiudono, quindi sono le guardie. Andiamo. Ma perché c'è una struttura al molo? Quale struttura? Guarda, quella fatta tipo in pietra, a che serve? Ma vale, non pensi che ti facciamo rinioni, no? Oggi, quella lì. Dato che manca il tesoriere, non facciamo rinioni. Ma dov'è sta struttura in piedi? A che serve questo? Ah, questo è un ufficio, futuro ufficio di qualcuno. Di un vice capitano delle truppe. Andiamo, dai. Ok, venga signorina. Vale. Dai, che la lunga è notte, ragazzi. Cantiamo una canzone per pirati. Giusto per mettervi ansia. Oh, pirati cacciatori, queste acque son dominate. Voi siamo conquistatori, saccheggiatori e stupratori. Noi prenderemo tutte le donne. Birra, rum, droga. No, quella no, quella non credo. Noi viaggeremo lungo il mare, capiremo come conquistarlo. Oh, pirati siamo noi. Pirati siamo noi, questo è il giorno che conquisteremo tutto il mondo. Oh, noi pirati siamo. Noi pirati siamo. Ma mica mi stanno ascoltando gli altri, spero di no. Na. E com'è bella, la città di Pulcinella. Si supera il sindaco? Si supera sulla fascia. Cosa stavi cantando che non ti sentivamo? No, niente.
Raga, io in questo momento ho 73 monete di rame addosso. Vero? Grazie. Comunque non ditelo un attimo, per sbaglio ho schiattato un suo. C'è una taruga. Sì. Perché dove andate adesso? Poi scrivimi, Vale. Poi scrivimi quando ci sei, Vale. Va bene, ma io ci sono. Ma io guarda che. Ci sono sempre. Ci sono sempre. Nel senso che sto in live. Finale 2. Ah, domani mancano 10 ore di live. Ma a parte scherzi, è quasi finita la maratona. Ma tanto arriva Panzer e Dona. A Panzer è un puzzato di fame. Nel senso quando sta. Alle 2 sta così. Siamo arrivati. Ok, ma non fai. Pensato di fare. Il busto. Signorina, non la possiamo lasciare 2 secondi da sola che si spaventi. Ma perché sparite tutti? Se sparissero qualcuno. Va bene. Ma noi solo in 4 siamo spariti. Noi in 4 siamo partiti. Ma lei. Ha dato dei soldi a dei cecchini per proteggere il comune? Sì. Perché? Perché guardi sopra il comune. Che? Cosa sono? È vero, c'è uno scheletro. Sì, sì, sono. Sono nostri amici ora i scheletri. Abbiamo fatto un patto di sangue. Indago, mi ha detto Gian Pizza che se metti uno standardo rinominato comune nella mappa spunta. Sì, sì, lo so, è normale. E metti, però io faccio. Vediamo se funziona veramente. Ma già funziona. Aspetta, devo mettere un attimo le tasse. Ha pagato Master Tiran. Ma qui non c'è scritto nessuno. Tasse chi deve pagare? Nessuno. Tasse perché? Perché ancora tutti hanno pagato. Gazebo affittati. Poi sì, quando c'è il mercatino. Per affittare il gazebo per vendere. Ok, abbiamo riscuotato anche le tasse dell'altro villaggio. Ma il piano di sotto? Vedi, si fanno le cose bene. E c'è come si chiama? Guardiamo l'altro che sta a fare con la costruzione. Boh, non lo vedo più in online, mi pare che si chiama Giovincione. Come procede? Sta procedendo. Vada, vada, costruisci. Ma fammi vedere. Ma non sembra un po' asimmetrico questo qua. Infatti l'ho notato, ma semplicemente. Ah, posso perché... scendere di un livello perché dall'altra sponda c'è un livello sì, più sì, sì, magari toglielo, dai. Posso scendere qua di un livello? Ah, sì, vai, vai, puoi rompere però. Ah, ok. Magari sposto pure questa lantenna di un blocco. Sì, sì, sposta tranquillo. Dai, sistema. Ok, ti regalo la palla. Tanto è consumato. Grazie. Che madonna. Ma gliela regalata ora. Vabbè. Oh, a posto, abbiamo fatto la maggior parte delle cose. Canna da zucchero ne stiamo producendo altra. Ma andremo in fallimento ecologico così. Sì, non ci viene mai. Ma sto, guarda sto stronzo quanti soldi tiene. Porco dio. Guarda qua. È ricco come la merda. Ma già Vinciulla dove è finito poi? Ha finito la sua casa? Ah, ma non c'è più nel server. Ah, no, di finito. No, tanto. Ma ti ha finito la casa? No. Guarda, ho fatto l'acquario anche, dimmi se ti piace, guarda. Qua c'è il gatto. No, mi sa... Mi sa che oggi non lo facciamo. Già mi hai fatto dell'acqua. No, però non c'è il pesce dentro. C'era, sì, ma stava tipo sotto. Di bello, sta venendo bellina la tua casa. Piace. Sì. Hai altre cose? Io sto là. Dovresti fare anche un bel camino. Sì, io che devo. Che bello, perché non dai nome a tuo gatto? La mia moglie vende le targhe. Vende le targhe mia moglie. Ne ha 20. Allora io chiederò. È perché pescando trova la roba. Tu come sei messo? Fammi vedere. Ehi, tu sei a posto.
Ah, ma è venuta poi Ciubecca a comprare? Oggi non ha comprato nessuno. No, ancora, No, perché Ciubecca deve comprare 2-3 libri con la penna. Oh, ma questi sono tutti i tuoi soldi? Sì. Ma hai pagato già la casa, però? No. Ho pagato altre cose, tipo mi sono messa affinità all'acqua al caschetto che mi serve. Ah, ok, allora, sì. Che poi io ho il tetto a scuola di un cubo. Ma aspetta, ma forse ti riesco a sistemare sta cosa. Qual è il libro buggato? Il secondo, eh? Il secondo, sì. Aspetta, vediamo adesso. Ok, è sparito. Perfetto. Per far togliere una cosa, quando si bugga, basta togliere tutti i soldi. E se l'oggetto non c'è all'interno e togli i soldi, sparisce. Perché se tu rimani il prezzo, stai semplicemente dicendo a lui che lo vuoi rimanere il prezzo, però non hai l'oggetto in quel momento. Se tu invece levi la moneta totalmente, vuol dire che tu stai dichiarando che hai tolto tutto. Ok. Vabbè, comunque siamo messi abbastanza bene. Hai detto che ce l'hai, no? La carta. Sì. Ehi, a voglia, siamo a posti. Fatto non male la situazione. Ma oggi hai lavorato per la mappa? No, in realtà no, perché non so che fare. Allora. Ah, ok. No, vabbè, ma giustamente siamo un po' fermi. Poi dobbiamo fare un po' di esplorazione, perché dobbiamo... più che altro sai dove? Tipo confermare un po' nei dintorni e capire cosa abbiamo intorno. Tanto è una cosa corta. Va bene, Frama, tu hai detto buonanotte, pensa che stai andando a dormire, cazzo ne so. Ce l'ho detto. Lui è abbastanza ricchetto. Cioè, hai i soldi giovinciulle. Ah, ecco, cercavo lei. Mi dica. Oh, bene. 3? Ne ho altri nei posti, ti serve. Ok, ora porto un sacco di soldi. Devo parlare Vado a fare intanto quelle d'arancio che mi state richieste dal nostro falegname. Ah, dal boscaiolo. Cosa triste. Pozioni di cura. Belle. Ma quindi tu dovresti già il sabato perché non sarà un po' di più. Una cosa bella per i poliziotti. Ecco, io mi aveva chiesto un libro, me lo devo ancora pagare. Siamo in esplorazione, ma dove? Allora, ha detto 15 per ogni pozione. Doveva pagarmi, ancora 11. Ok. Stiamo facendo una cosa importantissima, appena vediamo glielo diciamo. Che fai? Quindici, undici, le devo 4, ok. Posto. Allora, intanto, vai, vediamo uno stacco. Sì, ma infatti lo vediamo sempre. Ma scusi, che fa? Venga con me, te sto portando dal cliente. Ciao Ciubecca. Lui è al cartiere, qualsiasi cosa per i libri puoi chiedere a lui, tranquillamente. Mi servirà a breve. Ti serviranno a breve? Sai dove si trova il suo negozio? Sì, Baby Al, sì. Ah, ok, a posto. Qualsiasi cosa puoi chiedere a lui. Mi serviranno per fare qua la zona, mia zona. Ah, se ti servono quei cosi in legno, che non so come si... ma si craftano quei cosi. I leggi. Sì. Si possono craftare? Sì. Come si fanno? Si fanno con una libreria, delle slab e sempre dei blocchi di legno, mi pare. Ah, ok. Va bene, intanto poi vengo. Ah, voi? Ah,
gliene servono, aspetta. Quindi 30, ok. Ciao. Signorina. Signorina. Ma con chi parla? Venga un attimo qui. Allora, questi sono i due soldi delle pozioni. Le ho pagato anche la casa. Oh, grazie. L'attività, scusami. Va bene? Sì, appena ho le angurie alte ne faccio. Ma hai detto che era 15, non 20? Di cosa? La pozione di cura. Mi avevi detto 15. Ti devo dare di più, quindi. Ah, mi sono dimenticata che avevo aumentato perché vanno a ruba. A quanto pare si sono molto. Ah, ok, adesso l'ho aumentata, quindi. Per questo. Ah, va bene, facciamo 15, non ti preoccupare. No, 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 va bene. Io ho pagato 15 perché lei mi ha detto 15. L'ho comprate altre, grazie mille. Aspetti che non grazie. Ce la faccio. Vado a cercarle. Vabbè, in casa è qui, casa, vieni. Arrivo subito. Taratata. Io ho mia fanda. Che niente, la lingua nuova. Ho preso due targhette. Ah sì? Io devo costruire i cosi di legno. Ne. Ah. E mica lo sapevo sta roba. Ho scoperto una cosa nuova. Ma perché hai riempito pieno di una? Oh, oh. Ma a me stai dicendo? Sì. Perché così le divido. Oh, vabbè. Ho già passato i soldi. Io lo so. Se mi metto un po' dentro camera, qualcosa. Ciao signorina. I leggi ora li sto vendendo nel negozio, li ho messi, ok? Ho fatto. Era l'unica cosa che mi mancava di importante. Però forse le regalo uno intanto. Quante te ne servono? Sì, uno in realtà. Non è molto. Non sono molti, ecco. Ah, ok, allora va bene. Pensavo fosse uno in più, te lo regalavo in casa. Allora, pozioni fatte. Ah, aspetta, ho fatto un errore qua. Ma si sa come. Ah, ti ho portato i soldi a casa con la mia attività. Anch'io ho già portato i soldi a casa. Brava Nadia. Devi sempre guadagnare soldi. La cassa. Olà. Ah, i prezzi se li vedi un po' altini è perché io, le librerie mi costano un sacco. Lo so, avevo intuito. I libri costano, però ora li ho abbassati i prezzi, quindi probabilmente diminuiranno. Bene, bene. Vai, vai, tranquillo, scogna. Ho trovato la fortezza fake. In che senso la fortezza fake?
comune ha speso un po' di soldi a sto periodo. Quella dei Plegin. Ah, non è trovata quella. No, sei morto. Yok, geçe. Sangue? È sangue di Gilberto, bastardo, l'ho ucciso finalmente. Era una spia, era un complottista. Ma fra, ma stanno crescendo diamanti qua. Eh? Ma che sono cresciuto o l'hai messo tu? No, l'ho messo. Ah, cioè. Posso incantare la mia scopa? Prova, dammi. No, no, dammi un attimo, forse sì. 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 Ma non penso, fra. Che senso avrebbe? Ma però forse mi serve dopo. Vale, la vuoi incantata la scusa? Ma perché veramente posso incantare la scusa? Che po- tutta luminosa. Vai. La vuoi? Sì. Usa un libro inutile, tanto sicuro ce l'hai. Eh no, è solo disturbità questo. Ah. Ma non si mica si rompe. Sì, che si consuma. Guarda che ha un uso, la scopa. Ma io la può. Ah, ma se la usi sulle cose per scopare, però. Sì. Me lo paghi il libro. No, no, lascia mai scopare, che pagare, so poco. Che bella, c'ho la scopa magica, guarda. Ma diventa la strega. Guarda, 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 mi muovo mentre pulisco adesso. È una nuova skin. Mamma mia, che bella luminosa. Cioè, il gesto luminoso. È la cosa più preziosa che ho. Ormai la scopa è la cosa più preziosa che ho. Ci dormo nel letto, penso. Ma io ti ho mangiato, eh? Sì, gliel'ho messo. Ciruzzo, che esce? Stai mi facendo bebè perché ti ho spaventato per tua no? Che io dopo questo vado a letto. Vabbè, no, dimmi che ho detto che non mi ha letto. Panzer è un po' triste.
ancora mi sta spolverando. È perché ho sbloccato, vedi, la mia spazza è più potente di prima. Ah, ok. Ora pulisce meglio. Nadia Piscivenna. Apriamo qui. Che? Che è successo? Ho detto prima, dai da mangiare i tuoi criceti che io ho troppo costato. Mi sa che i criceti stasera non mangiano. No. Lascia stare, dopo, sì, dopo glielo metto io. Anzi, glielo metto adesso, metto un attimo FK. Glielo metto, dai. Che c'è, Jack? Sono il Jack, non sa che è già pronto il suo cibo. Mannaccia cesse mamma da. Mannaccia cesse mamma da. Gil. Porco Dio! Aspetta, in che senso? Sono usando gli altri. Ma fatta caca sotto. Mannaccia cesse mamma da. Che è stato divertente. Ah!
Sandra, la scodellina che fine ha fatto? Quale? Ah, sì. È sotto. Ma io la metto, se no è proprio da lavarmi, scocca. Ma non le spoccano più le cose. Vedete dove sta anche il vostro vitamina lì, c'è andata via. Unica cosa poi quando vuoi. Massimo mezzo stacco anche io. Ora siamo alla fine del pezzo. Ho capito. Uè. Ora tu c'è qualcosa che mi sono messo in posa. Ma che cazzo stai facendo? Stai. Allora volevo chiedere. Cosa? A piangere, miseria. No, due piaceri. Il primo è rimozione ruolo minatore del Nether. No. Ma come? Perché? Non voglio più vedere nel posto. Seconda cosa. Voglio un'esecuzione in piazza, pubblica in piazza, per me stesso. Ok. Facciamo un rombo, un'esecuzione dai. Pubblica. Allora, intanto veramente non vuoi fare più minatore? Sì, mi dimetto da tutto, vivrò una vita in campagna. Allora, adesso facciamo il monastero. Panzer minatore del Nether licenziato. Quindi abbiamo solo un minatore del Nether adesso. Solo l'altro tipo puoi andare nel Nether e portarti la tua roba, sinceramente. Ok, hai fatto questa. La seconda è un miliardo. Che tu fai? Che dobbiamo fare? La seconda, la prima l'ho fatta. Vuoi un'esecuzione? Vieni, adesso facciamo un'esecuzione. Voglio rimorire di nuovo, non ho capito perché però. Boh, ti puoi mettere qui. Mettete là, guarda il cielo. E pensa solo a Dio che ora ti salverà l'anima. Alexa, accendi lucina. Ok. Come ok? È stato sacrificato per il grande. Dante antico Dio. Sacrificio umano. Zunga zunga. Vale, c'è Daniel che da un'ora che ti chiede di tipare. Tippo, lo che mi deve pagare, Daniel. No, lui deve. Non vi tippo. No, tu un coglione devi tipparti da loro. Oggi fai vedere. A me imparate ad allontanarli. Che c'è? Tu devi tipare da loro, che ti vogliono far vedere la roba. Vai, veniva. Salì, Ben. Cazzo vuoi? Ah, tu non hai idea che cazzo abbiamo trovato. No, vuoi venire, Doge? Doge, venga. Ma Frao, quanto cazzo di ferro? Allora, dove era Frao, Ben? Di qua, giusto? Ma perché devo morire? Basta che... Basta, buttaci nell'acqua. Vabbè, che cagare, io me ne tipo dall'altra parte del mondo. Arrivederci. Ciao, Dori. Hey, tipa anche a me, vai, Fra. E tipa c'è anche a noi, però, cazzo. Noi dobbiamo morire, però. Ci vediamo, addio, vai, ragazzi. Ci vedremo tra qualche anno. Dobbiamo morire. Grazie. Cosa hai trovato? Due persone che stavano piangendo e pregandomi di tipparmi. Di tipo. Ah. Ho scelto, pronto, sì, un blocco di carne da zucchero. Blocco di carne da zucchero. Tacca. Come fai a cambiare il kingdom? Oh, che c'è? Dimmi. Ah, e ti fatto a me. Cosa? Ha fatto apposta. Ok. Questo è il primo. Yotto mi devi pagare. Yotto mi devi pagare. Non ha senso fare le spedizioni di quanto? Così, 10.
Ah, poi a parte che cazzo ho detto fate le spedizioni, Dio cane. Oh Carlo, Carlo. Cos'è che è il problema del ferro, scusa? Che esame. Abbiamo trovato una foto da miniera piena di ferro. Fra, ti tu miniera, fra, era tutto da me. Subito arrivo. No, è mia, era una miniera d'oro. Carlo, era una miniera. Stai cagnando, dimmi chi sono tu con tutto il villaggio in te. Carlo, esame, Carlo. Cazzo vuoi? Ma quale lame? E l'hai preso a terra, 10 di rame preso. Ah, no, non ho preso io, però non ho preso. Sì. Non ho preso io. Sì. Ah, ciao, moglie tu. Dodo chi è stato? Grazie. Oddio. Sindaco. Ce la siamo vista molto brutta. Perché? Successo. Abbiamo scoperto un posto veramente espresso dal mondo e ci siamo salvati per un pelo. Ma non può sempre tipparvi. No, ma era veramente. Cioè, era proprio fuori dal mondo questo posto. Cioè, era stupendo però. Pieno di pacche, pieno di ferro, pieno di rame. Aspetta, ti ricordi? Pieno di oro. Cosa abbiamo fatto noi? Oggi io vado, buonanotte. Oh, fra, una piccola miniera. Siamo entrati, boom! Piccola era? No, ma fra, era tutto tranne che... Non era una miniera. E dentro enorme. Ma era stupendo, fra, era bellissima, te lo giuro. Era, mi sono incantato. Io che gioco da tanto. Eccomi tornato. Hai segnato le coordinate? Ti sei segnato sì, le fra, era, ti giuro, fra. Non ho mai trovato no, cioè, abbiamo miniera, trovato la nostra riserva di ferro, comunque. Il ferro non sarà più un problema per la città, secondo me. Ma figurati tu. Ma guarda, stava di tutto lì sotto. Sì, ma non servirà. Il ferro che hai preso non servirà molto. Cioè, durerà una sessione, due sessioni. Abbiamo preso quanto sta più. Ah, comunque guarda cosa ho preso per i poliziotti. Cosa? Come vedete? Ah, già ce l'ha anche lui. Già ce l'abbiamo. Viene a 6. Vabbè, se lo vabbè, si può dare gratis. Se non la tengo, Doge, me la può dare? No. Dai, ce l'hai, bastardo. Non è vero, non ce l'ho io. Dai, vieni qua, vieni. Non riesco a premere tasto live, forse perché cado, ma reset live, accanto sto pezzo, un po' depresso, perché è così che mi sento spesso. Un giorno finirà. Sì, sì. Sono venuto in tempo? Preghiamo. Era un bravo io. Pazzo. Era un bravo lui che ha perso la vita in guerra per difendere Gnao in esplorazione. L'ha difeso un cazzo. Nati. Aspetta, pizza. Se. Nati, apri Twitch sul telefono. Ascolta quello che stiamo facendo. Perché questa rimane una storia crippa. Alleluia signore. Alleluia signore, alleluia. Buongiorno, buonasera. E di noi accettiamo anche chi non è della nostra religione, perché siamo per me, non come gli altri. Stiamo per iniziare la preghiera. Iniziamo la preghiera. Povero Panzer, era povero un bravo, bravo ragazzo. Silenzio, era bravo, silenzio. Dai, venga qua. Sveglia.
è morto su scheda allora. Oggi avremo Panzer dei suoi peccati, peccati compiuti andando in un posto pericoloso, perdendo la vita, però verrà perdonato dal nostro grande antiquity. Oggi laveremo la testa. Arrivano altre persone, aspetta, amici di Panzer. Ah, ecco. Buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera. Potete entrare, potete entrare. Stavamo giusto per lavare Panzer dai suoi peccati. Erro bravo, erro bravo. Ho battuto la mano. Ragazzi, nome dell'antico Dio che ora lavo i suoi peccati. Beh, adesso è un uomo puro, anche se è morto. Ha fatto piangere tutti i suoi amici, i suoi cari. Però adesso se... non deve essere più triste, perché l'antico Dio sarà sempre con lei. Vero? Addio Panzer, nella di là ci vediamo sempre. Grande Dio. Grande Dio. Ringraziate il grande Dio. Grande antico Dio, grazie. Vediamo proprio. Qualcuno vuole dire qualcosa? Posso dire qualcosa io? Prego, prego, signore Dodge. Venga, venga. Prova. Prova. Prova, mi sente? Sentiamo. Mi sentite? Sì. Ok. Volevo scambiare due parole. Asdrubale, ricordo i primi giorni passati insieme. Quando aveva aperto il suo primo negozio sottoterra e spacciava anfetamina. So che era un periodo difficile per Osiris. E... lo voglio anche ricordare così, perché né bene né male lui c'è stato. C'è stato con noi. C'è stato e... poi abbiamo iniziato a cambiare la nostra vita. Abbiamo costruito la città insieme, lui è diventato macellaio, abbiamo costruito la stalla, abbiamo costruito gli allevamenti. Abbiamo passato grandi bei momenti insieme, soprattutto nella stazione di polizia con i funghi. Bei tempi quelli sicuramente. Ma la cosa più bella che voglio ricordare di Asdrubale è quando, nonostante tutto, lui c'è sempre stato per tutti, soprattutto quando i pirati ci hanno attaccato varie volte. Allora sta musico. È pubblicità, scusate. Ok, Asdrubale c'è sempre stato, ha difeso la città con onore, è fuggito quando il pericolo era alto e aspettando i rinforzi per difendere la città. Ci sono stati vari eventi con lui, soprattutto quando abbiamo attaccato i pirati, abbiamo fatto vittoria, ci siamo abbracciati tutti, festeggiavamo, abbiamo pianto insieme, abbiamo sofferto insieme. Grazie, mi manchi! Preghiamo, grazie all'antico Dio. Preghiamo al grande Dio. Qualcun altro vuole dire qualche parola? No, so, signore. Nessuno? No. Nessuno vuole dire niente? Ovviamente mi astengo perché l'ultima sto troppo male. Per salutare il nostro amato. Preferisco non parlare. Galossia zì. Ringraziamo sempre l'antico Dio. Grazie antico Dio, lode antico Dio. Salutiamo il Panz, l'accompagneremo nell'oltretomba. Prendo io la tomba in mano, prendo io la tomba in mano. Un viaggio nel mondo dei morti. Prendiamo il corpo, prendiamo il corpo. Venga, venga, venga. Era un bravo uomo. Prendiamo il corpo, uno dietro, uno avanti. Piano piano. Venga, venga. Saluta questo mondo. Devo fare il cimitero, verrà fatto il cimitero. I'm
dietro un trenino. La mancino, Piglin, la mancino, non ci sa figlio. No, signora, signora, si calmi. Ecco qua. Signora, no, no. Ma non è che, non è che, ma se volete chiamiamo anche le signore che piangono a posto loro. Ma ci vuole un prezzo. No. Questo qua non si deve vedere. Non si può fare qua. Qua? Qua si può fare? Va bene. Concordo, sai. Mettiamo la bara. Sapete. Toi di la bara. Cazzo. Oddio, oddio, sono tre anche io sotto. Panza, ti faccio compagnia, Panza. Salutatelo per l'ultima volta. Addio, Panzer. Addio. È stato bello combattere al tuo fianco con il tuo arco potenza 4 fiamma 2. Levatevi. Hai il suo arco ora il chi ce l'ha? Lo voglio vendere io. No, no, lo voglio vendere io, non è giusto. Ma perché sta scrivendo un alfabeto qui? Ok. Sveglietevi, fate scrivere. Ecco. L'alfabeto. Ovviamente ci vuole un'altra cosa. Voglio ricordarti così. Ecco, ciao. Salutatelo. Adesso è l'ora di andare, ragazzi. Addio, Asdrubale. Addio. Andiamo. Erano bravo White. Date in pace. Siete. Dio, addio. Leggete vostri ultimi saluti e potete andare. Allaccia con te. Oh! Esatto, oh, oh. Di... va in paradiso! Va in paradiso, va! Ragazzi, ma perché non c'è? 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 Perché oh, figlio mio! Via, la propria via, è chiuso! Ok, andiamo via, andiamo ragazzi, via, via, via. Il prete si sta incazzando. Oddio. Che deve essere... In tema morti, vuole tempo che fa si è risparmiato. È un bravo guaglione, è un bravo guaglione. È troppo affranto dalla perdita di Fans. Ragazzi! Si chiama Asdrubale, va bene. Che succede? Sempre Panzer. Che è successo? Come faccio senza Panzer? Guarda, guarda qui là! Cazzo è? Qua, qua, vieni. Ah, il cavallo. Ah, il cavallo di scelta. Ah, ne abbiamo 10.000 di sti cavalli. Andiamo. Però è bello il tempismo delle spawn. Esco anche io. Oddio, ho finito di Panzer. No. No, era il coppo di Panzer. Ma che fa? No, no. Era già scappato. Ah, amico, guarda, è diventato di scheletro. Sarebbe strano. Sì. Veloce. Sta andando, io. Pace all'anima di Panzer. Le catacombe. Buonanotte signori, io vado. Buonanotte, andiamo a dormire con la tristezza nel cuore. Sì, certo. Dopo questa non ce la faccio più a continuare. È troppo per me. Povero Master Tiranno che vorrebbe finire il punto. Non mi si allunga più. Mi astengo. Aspetta, mi devo vedere la clip di Nathur. Ma Nati, solo queste clip da feste momento. Buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera. Oh, non voglio. Non batte tu avanti. Nome dell'antico, Dio, bravo, peccato. Nome dell'antico, Dio, bravo, peccato. Per essere un uomo puro, anche se è morto. Ah, io top funerale è stato. Assolutamente. Va bene Nati, tanto è la fine del game, quindi le trovi subito la scena. Buono, non so, dai, non so, ho
soldi ovunque, poi non li tengo neanche più. Quindi 5 file di stack di rame praticamente. 5 non lo so. Ma perché non compro niente io? Che cazzo devo fare? Ma Pizza è più ricco del comune, cazzo. Lui è il doppio. Cosa vende 5 mandi perché... Ma perché non compri niente? Ma anguri, così? Ma non le coltiva il coglione, l'avevo dato i semi di anguria. Allora. Sei un coglione qua che si mangia le anguria. Io? Ma non le tengo più le anguria. Vabbè. Ma che c'entro io? Ah, a proposito, mi hanno detto che tu rubi cibo, se ti becchiamo a rubare di noi cibo e butto la chiave veramente. Quale lì? Quale cibo? Fa il finto tonto adesso. Fa finta, hai visto? Fa finta tonto. Ah, quale cibo? Ma me lo attacca all'orgio, dice, sì, prendilo, prendi. Ma la parte più bella è quando portiamo Panzer nella tomba e mettiamo i fiorelli. Vabbè, cazzo, comunque... Cazzo, devo fare il cimitero, vabbè, non ci avevo pensato. Vabbè, ma dobbiamo fare il cimitero. Vabbè, posso dare le palle qui. Comunque... Comunque Pizza... Non spendi mai perché tu rubi la roba tutto. Rubi cibo, fai gli attrezzi da solo, fai tutto da solo. Grazie a cazzo che non spendo mai. Il cibo non lo rubo. Io rubo il cibo. Vabbè, ora anche rubo il cibo. Sì, andiamo a... Ah, vabbè, gli attrezzi non li faccio perché li riparo. Il cibo ce l'ho. Ma sai che dovresti andare da Fabbro per riparare? Non è vero, questo non è mai stato. Sì, invece, perché Fabbro è che fa l'incudine. Scusami, chi è che ha fatto cosa? Io l'incudine, coglione, sono l'incantatore. È vero. Anche questo è trucchetto magico. Vabbè, comunque lo fate tutte e due praticamente. Ma io non rubo un cazzo, cosa devo fare? Sei un ladro, sei un ladro. Oh, vuoi fare un bel investimento? Dai. Dai 5, se stacca comunque. Che cosa ci ricavo? La fa prima fabbrica delle tartarughe. Come dire, ci ricavo la prima fabbrica delle tartarughe? Ho l'appalto. Ma tu che hai fatto oggi? Sei andato a mia parte? Ho scavato. Ma hai trovato qualcosa? Di ferro ne ho trovato. Ma hai venduto a lui? No, non lo vuole. Come non lo ha? Ho 3 stack. Ah vabbè, ma perché non stiamo vendendo ora? Abbiamo avuto un calo... Cioè, mancava, solo che appunto mancava. E la gente ha iniziato a scocciarsi a comprare se le fa di pietra. Questo è perché voi siete pagnacci. Perché mancava il ferro? No, vale, non sto scherzando, Fan, ma perché la polizia ha le armature, i marinai hanno le armature. Cioè quasi tutti ora abbiamo le armature sane. Mo Panzer, vedi, Panzer ha perso le armature, probabilmente lui spende soldi. Ma non credo che la comprerà in ferro. Ma che bella casa. Il mio mercatino. Se la comprerà in ferro. Oh, vero? Oh, andiamo a vedere finalmente l'attività. Finalmente, raga, guarda. Che bello, guarda. Dovrebbe fare anche gli altri costruttori. Questa è la cosa evidenziata per lei, ok? A parte alcuni blocchi che posso ridarglieli, però... Vai, fammi vedere. Qua possiamo... Attenzione. Libro per sapere le costruzioni. Attenzione, non vi prenotate la vostra costruzione. Allora, non barate, saltate la lista. C'è una cassa aperta. Ah, ok. Scritto nomi, attività di stella, ristrutturazione, come attività Gabri, moschea. Bello, carino. Quale? Costo demolizione, un rame ogni 32 blocchi. Costo posa pavimenti, un rame ogni 16 blocchi. Listino prezzi. Costo manodopera, uguale perimetro diviso 2. Materiali sono a vostro carico, tutti i blocchi avanzati me li tengo. Perimetro va contato per ogni piano. Un tetto semplice è compreso nel prezzo. Un tetto avanzato costa come un piano. Per richieste particolari contattatemi. Bellissimo il negozio. Guardate, vorrebbero farlo tutti i costruttori così. Tutto molto chiaro, punto preciso, se volete. Posso prendere l'altro costruttore? Tanto l'altro costruttore è abitato dall'altra isola. Gli faccio vedere un po' come è fatto, magari si ispira. Vabbè. Grazie, un accendino. Signor Master Tiranno. Sì, quindi... Venghi un attimo con me, 2 secondi. Ok, quindi metto i 2 blocchi. Sì, sì. Ah, finito? Sì. Ah, ok, a posto. Allora andiamo intanto. Prenditi la tua roba e poi andiamo. Sì. Il legno che ti ho comprato comunque tienitelo. È un regalo dal comune, così già hai delle cose da costruire.
Ci fai pagare poco, ti ho dato 28 mi pare per la struttura, però ti regaliamo tutto il legno che ti ho dato. Va benissimo. Va bene, affare fatto, perfetto. Guarda, ti voglio far vedere una cosa. Questa è un'altra persona che costruisce, anche lei è un costruttore. Se vuoi prendere spunto per la tua attività, guarda come ha fatto. Ma lui ha le prime Appunto, armi, bravo, quindi. bravo. Sì, lo Quello so che sì, ha le prime perché armi, c'è appunto per il questo. Ha le prime armi, legge il libro e capisce. Vedi come ha fatto? Essendo che sicuramente avrai più richieste in futuro, puoi fare questa cosa così ti fai. Loro, ogni, le persone scrivono la propria richiesta. Va bene? Guarda un po' come. Poi i prezzi è ovvio che sono tuoi, lei ha i suoi prezzi, tu ti fai i tuoi. Ognuno ha le sue cose. Però in caso potresti ispirarti a lei. Va bene, Va bene, adesso tanto tu comunque solitamente sarai a Blackwater, lei è qui, non è che vi fate tanto contrasto. Poi per quanto lavoro ci sia, già se vedi il suo libro ha tre cose da fare, letteralmente le ruba tre sessioni almeno. scusami, dove la casa Ah, ma ci del becca, ah Doge sì, ti ce abbiamo l'ho io? pagato, giusto. Eh? Ah no, 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 mi ero Ma dimenticato come che tutta mia la moglie casa ti ha del pagato. Doge ce l'ho io però, e allora? Cosa? Ah, Ma la aspetta, capilla casa del perché? Doge è da 2 mesi che devo costruirla, porca puttana. Dopo la casa del Doge ce l'ho io però, vabbè. No, ma lei l'ha messa in base alle No, cose lei più cosa che deve semplici. fare? Ma è meglio così, No, la Daria. moschea è anche un pochino Vabbè, più l'attività di complicata. Stella ci sta, però cazzo, le strutturazioni, attività Gabri, Ma guarda sto No, cesso, guarda, oddio, io gli darei ok. No, fuoco! sai una cosa? Io questi qua li faccio tutti e due in un giorno. Capito? Li ho messi di seguito perché li faccio tutti e due in un giorno. Quindi domani. Quindi, poi, ma lei ha recuperato i blocchi di sabbia che le servono per la moschea? In questi stacchi ho presi per fare solo il primo piano, poi il secondo piano andiamo a vedere quanto viene. Va bene, ok. Quindi subito gliela farò prossimo domani. Ma venerdì. Venerdì inizia il suo Meglio. lavoro. Buongiorno, Stella. Venga anche a lei, vieni. Grazie. Signorina Stella, quanto mi costa le pozioni di veleno? Puoi vederne dal mercato. Adesso mi ricordo i prezzi, perdonami, mi pare sui 10, se Dopo questa Ok, scena ti grazie. saluto, vado a piangere nel lettino, perché? Voglio tirarla una al dojo di pozioni. Stella dal mercato, tranquillo. Adesso mi ricordo tutti i prezzi. Stella, venga a vedere il mio nuovo negozietto. Vediamo, vediamo. Qua, sono d'opera, vedi, tutti i blocchi. Carino. Apro il libro. Ah, Doge, guarda, Doge, guarda. finalmente. Ci sono Oh. tutte le tizze. Diamo fuoco, Doge, è una merda sta roba. Molto carino, mi piace. Hai avuto una Oh, bella sta andando idea. a Allora, un attimo. Doge, hai un po' di sabbia? bruciare. No, vada, non ho più stimoli. Ciubacca, hai un po' di sabbia? Poca. No, sabbia, Quattro. sabbia. 5 sono di sabbia, 5 pezzi di sabbia. Sabbia, sabbia, dici? Sabbia, sabbia. No, allora no, non ce l'ho. Vorrei mutare la candela, solo che faccio un illecito e devo fare pure 80, quindi non posso. Bene. Fare lezione da lancio, io starei attento. Allora, signorina Stella, c'è un problema per lei. Il minatore del Nether è morto nella lava, ha perso un sacco di cose e si è ritirato come minatore del No, Nether. Quindi dovrai pregare a Wolverine che trovi quello che serve. guarda che bello. Ma Wolverine è cosa del Nether, Minatore. vero? Minatore, e chi cazzo è l'altro esploratore? È la panza, è morto. No, non era Panzer, c'è un esploratore. Giulio è uscito. Allora, non abbiamo esploratori del Nether. Capito? Ah, non ce l'abbiamo proprio. No, Ora ho era Panzer si è ritirato. capito a cosa gli serviva la pozione da lancio del veleno. No, è Paolo.
Ha Ah, usato la Paolo, mia sì, funzione eh. del... Ha usato... Ah, è Paolo perché ancora non ho cambiato. Vieni. Lasciami se... Stucchiattoi! Mi sa che dovrò togliere le pozioni di avvelenamento, non so perché. No, no, non era Paolo, Carlo già se l'aveva tolta. No, E niente, aveva ragazzi, abbiamo comprato rimasto una pozione da il minatore. lancio. Penso che sia stato lui. Chi ha comprato la pozione da lancio e gliel'ha lanciata? Ah, Master Kiran, hai finito? Niente. Pizza. Mi sa che ti porto domani, ti portiamo a Villaggio Nuovo. Io Ma io ho due faccio pesci qui, e le torno avevo dati al domani. poverino che Sì, c'ha andiamo tutte adesso a mezzo al dormire. veleno. A domani, buonanotte. A te. Buonanotte, Master Kiran. In caso domani quando entri ti accompagniamo, ok? Senza che Buonanotte. facciamo adesso. Va Domani... bene. Anzi, paghi le tasse a sto punto, sei qui, ti trovo. Esatto. Hai visto? Buonanotte, cogliano. Buonanotte. Ma chi stai Carlo, no? Ma chi te ne acci? Ma che spacci, Carlo? Ma Carlo era rifinuto. Ma Carlo già era uscito, voglio. Ah, sì. Inizio, sì, proprio... Oh, fra... No, che palle... Guarda, adesso sono server, che dico... No, cambio vita. Mamma Carlo mia... era Carlo. Ma come cambio vi cambi vita? In che senso? Dai, Panzer, ci pensiamo domani, facciamo un'altra nuova vita. Ma dai, domani ti riprendi, Fra, cioè nel senso ti abbatti così. Vabbè, allora, ho capito perché ti sei portato tipo l'arco. Cioè, che senso Ma aveva? perché devi esplorare? Qual è? Che cazzo Ma si vuoi? portava solo la spada. Ma no, Bastava. l'arco serve, ci sono i mostri che volano. Ah. Boh, magari si portava l'attrezzatura più scarsa. Lo so, è stronzo però. Lo so, questo dicevo. Cioè, ha perso tutto per una... No, Panzer, domani fai l'eremita, dai, ti costruisco una piccola computer per l'uso. Domani devo fare la spesa, Gesù Cristo. Scocciolone. Uffi, La vabbè. morte di Bappa era stupenda. La morte di Panzer era stupendo. Ma... Con la morte di Panzer i pirati minchia si risvegliano, cazzo. Ma i pirati non sanno niente, voi lo state dicendo a mezzo mondo che abbiamo perso l'arco, porco Dio. Non erano online, non lo sanno. Verranno a sapere. No, non lo verranno a sapere se nessuno lo dice. Allora, Daniel è Fra, una ma minchia, spia, quindi. guarderanno. Oh, Fra, Daniel è una spia. io sono l'unico che riguarda le Ma okay, live. io probabile che uno... E due, probabilmente toglieremo dal server. Oggi non metto le assenze perché oggi era un giorno a parte. Cioè, non era previsto il server oggi. Aleita se ne va, giusto? Chi? Aleita, cos'è Probabilmente sì. Aleita? Probabilmente sì. Ma Ma chi è Aleita, scusa? Era un amico, non è È un che cazzo sia. minatore. No, più che altro... Ma quello nuovo? Sì, più che altro dice che non c'è la sera e poi stasera aperto il server, poi vedo che lì fa la live e sta giocando multiplayer, probabilmente ha visto il nostro server aperto, cioè mi sembra un po' meme. Cioè non piglia per culo che dici no, la sera non ci sono e poi fai le live. Cioè dici no, non entro perché c'ho i miei cazzi, i miei server, la mia community, voglio stare con loro. Che per lui si è proposto di entrare, non ha detto niente. Io non l'ho proprio contattato. Ma ha sentito tramite la live di Nati che facevo la whitelist a due persone. Ho detto, posso farla anche io? Posso entrare? Ha detto sì. Che è venuto una volta, forse due. Due volte. Appunto, allora, cioè, non ha senso. Due volte è venuto. Comunque, raga, adesso vendo anche il leggio. Se mi servono. Il G. Vale, Leggi, non sono stasera. i leggi. Le G servono per fare musica, cazzo. Sono Si LG chiamano, sono quelli. i leggi, si chiamano, ma sei stronzo.
Si chiama una legge, infatti. È sempre la stessa cosa, tiene su un foglio, è sempre leggibile. Però io non lo chiamo. Su Minecraft si chiama leggio, sta proprio scritto. Tu. Ma no, ma anche in realtà. Ma io lo chiamo lettore. Lettore è sbagliato, vabbè, dai, ho capito. Io lo chiamo sempre così, lo chiamo. Voglio vedere il funerale. Buonasera, ragazzi, buonasera. Ma il funerale è stato stupendo. Potete entrare, potete entrare. Ma sai che non ci ho pensato. Ma sono entrato subito, il tuo funerale, sono arrivato. Ero un bravaglione! Ero un bravaglione! L'ho battuto tua madre! Che cazzo mi hai detto di così? Io, bravo, sto peccato. Fa un po' sboccare stente la strada là. Ha ragione. È la strada proprio tutta la io la farei di quarzo la strada. Ma qualsiasi materiale che non sia la cobblestone, cazzo, mica siamo più... Ma io voglio sentire il mio discorso su Panzer, su Asdrubale, e quando viene sempre di Tonio. Domani notte ci fa queste clip. Te l'accendo se vuoi. Bravo, infatti mettilo nel best moment, sempre se lo riesci a fare. Pizza la live fino alla fine sta per finire. Credo che tu sei ancora in live, non stacco. Ma mancano 11 ore. Ma manca una sub per farti pelata, mi sa che arriverà la sub. Cosa? Come manca una sub? Che cazzo dici? Sì. Ma veramente ha fatto un'altra sub? Io manco me ne sono accorto. Quando ha fatto sta sub, scusa? Quella di Nati. Aspetta, l'ultima sub qual è stata, fammi vedere. Il re sub di Nati, no? No, no. Vabbè no, che cazzo ha fatto la sub? Ah, Mauri ha fatto 3 sub in rinnovo di Nati poi. Eh sì, appunto. Era 2. Eh sì, manca una sub, porco dio. Non c'è carino. Dio cane. Domani devo fare pedata probabilmente. Ma Mauri è pazzo comunque, cioè. Fado, si è fatto inculare da Mauri. Ma era donare 60 sub in una volta, non lo so. Vabbè, ma gli è arrivato a TFR 21.000 euro, direi. Ha preso 200-300 euro, ha detto di dare a lui. E io vi giuro che non ho mai visto pizza al secondo posto nel dono sabato. È vero. Anch'io da anni che ormai sono sempre io. Finalmente pizza un valido rivale. Ma non credo che Mauri donerà così, cioè. Ah, lo so. Magari sono stato, tra virgolette, fortunato che comunque arriva a TFR e ha voluto fare il gesto. Cioè, fra 60 sub sono 240 euro. Buonanotte, belli, passo dopo. No, ma vado a dormire, ragazzi, tra poco. Stacco proprio. Ora stacco breve, direttamente. Domani devo andare a fare la spesa, beh. Poi domani finiamo la live in bellezza. Domani farò live in vasca, bagno e girl, game. Faremo il rage mod, l'horror e pure la parodia. Faremo tutto domani, visto che domani è l'ultimo giorno. E c'è pure la maratona la sera, la Minecraft la sera. E c'è anche Minecraft la sera. Ah, domani sarai visto. Ah, no, aspetta. Domani sera c'è Minecraft. Vabbè, allora domani. Perché inizio sempre a mezzogiorno comunque. Quindi domani a mezzogiorno faccio le cose su un Kai. Mangiamo. Poi dopo mangiato facciamo Ridge Mod, la live nella vasca e l'horror. Ah, raga. L'horror lo farei la sera, ciao. A sto punto domani facciamo... Ti sei scordato di Discord, mi sa. Sì. Ti sei scordato, fratelli? È stata dopo bella sta cosa la chiesa. Hai visto? Bellissimo. No, niente horror, voglio stasera. Domani sì. Domani sicuramente, ma stasera non posso. Lo so che vi fa piacere, volete farlo, però non posso fare tardi. Beh, tutte le sere poi diventa un po' monotono come cosa. No, ecco. No, non è per quello. Domani devo svegliare presto. Domani. Ieri anche alle cazzo di due a vedere quei video, madonna, mi sono addormentato. Carlo non ha rumuto, si è cagato sotto. No, non cagato sotto, tu ci sono succedute 20 volte. E non so perché, però. Ma fra io stanotte ho sognato che Nati usciva incinta. E stamattina mi dice che ieri si è dimenticato di prendere la pillola. Vabbè, abbiamo anche il morto, abbiamo. Mai più video di pizza alle 2 di notte. Perché, fra, si è cagato tutto sotto.
quindi Sì, sono ma l'ho bellissimi, scritto fra. io, ma l'ho scritto, ma fratello, ma quindi pure se sono fake, perché sono fake? Cioè, fanno proprio Ma no, ma cagare. perché sono disturbanti, sono bellissimi, fra. Sì, ma che bellissimo, fatto da Ah, ammazzare, cioè, solo pizza se bellissimo. sei proprio quei video, veramente. Ma dai. Ma no, fra, c'è di Solo peggio, fidati. Io, Madonna, quando ero quello. Vabbè, lo so, ragazzo. questo sì. Ma io domani è l'ultimo giorno di live, non dovete perdervelo. Domani facciamo, mi metto in vasca vestito da ragazza in bagno e ogni sub che faccio Cosa fa là oggi? mi scrivo addosso, no, abbiamo spostato e mi scrivo i nomi addosso. Farò il Ma ti regimo, posso dire una cosa? farò il Visto regimo l'ultimo dice. giorno, visto l'ultimo giorno, io la mattina invece di fare sto un KSRL di merda, la mattina inizi a registrare la parodia e poi fai tutte le Ma perché cose che devo registrare servono. la parodia? Che devi fare questa parodia? Già hai fatto. No, dobbiamo scrivere la canzone, tutto dobbiamo Falla domani mattina a mezzogiorno, poi mangi, poi fai rage mod, vasca e quello che ti fai, poi la sera c'è Minecraft. fare. Così. E poi la notte, perché probabilmente ci saremo la notte, Horror. ci vediamo i bei horror per chiudere in bellezza. Perché comunque mancano 11 ore. Alla gioia di Ah no, panza. aspetta, 11 ore più 12, 20. Ah, alle 23 finisce la live. Ma sicuramente. Ma sei molto negativo, però. Cioè, chi ti ha detto che finisce Ah, la no, fra, live? finisce, dai. Magari vedi qualche arabo e ti do una 100 sub, che ne so. Vabbè, no, però Finisce, aspetta. Magari fra, domani. una sub pizza la può donare, visto che manca una sub e si taglia tutti Panze, se vuoi. i Anzi, ma Panze, scusa, i miei capelli. soldi. Madò, pizza, sei diventato. Beh, ci Sei sono come. stati problemi con la finanza, mi hanno tolto 50.000 euro, mi dispiace. Guarda che io li tengo conto, figlio di puttana. Frate, tra qualche anno appena ci vediamo ti do 8 euro in mano. Cioè, tu mi hai scammato. No, Te l'ho detto, cos'è un coglione? no, no, non ti ho Come fai a non scammato. avere una porca troia di carta Non ce digitale? l'ho, Di devo testa di andare. merda. Io Te ce l'ho l'avevo anche detto. prima di 18 Ho anni, capito, ma figurati. devo andare a fare la carta d'identità. No, Ma che cazzo, la carta d'identità? Non hai la carta d'identità? la devo rinnovare. Cioè, la è scaduta. Quando fai Non hai 18 più anni se. scade. Coglione, anch'io, ma io l'ho rinnovata 2 giorni dopo. Devo andare. C'è È l'appuntamento? napoletano, Panzer, mi sa, sicuro. Ce l'ho, ce l'ho. E allora? Ma io comunque ci sta la maratona a una fine. È E stato meno bello. male. Ti ho rotto il cazzo di vedere questa E maratona, fa basta. esordio, ma che cazzo vuoi? Sono sincero, vorrei che continuasse. Perché mi sta aiutando molto a distrarmi. I Così. soldi mi aiutano a distrarre. No, no, non è per soldi. Fra, tutto il casino ho fatto 30 euro al giorno di guadagno alla fine. E che ho fatto E tutti che questi cazzo soldi. è lavoro a fa? Sì, ma fai che cazzo faccio con 30 euro Vabbè, però se ogni giorno fai fisso 30 euro. al giorno? Fra, vuoi vedere cosa, per quanti soldi sono? Sono 900 euro al mese più o meno. Che faccio con 900 euro al mese? 900 euro più disoccupazione per un Ma non tot di prendo la tempo. disoccupazione. No, Dai, sono 840 dai. se stream ogni giorno. Infatti Se no non è devo che fare i stiamo tutti i conti, giorni porca poi. troia. Ma i ragazzi ne sto dicendo. Oh, non credo un cazzo, non Ma capisco. frate, Non sai so. contare, figlio. Ma pizza, appena finisce la maratona. Siamo sinceri. Io ritorno a fare 2-3 spettatori. Stop. Ma no, due o tre Finisce. spettatori no, ma se non porti un cane non li fai due o tre spettatori. No, non è vero, un kai li faccio comunque 6-7 la mattina. Ma un cane non viene un cazzo di nessuno, ma non gli frega un cazzo di nessuno di quel gioco, sinceramente. A Ma perché io nessuno. devo farmare? Che cazzo me ne frega di me? Appunto, ma Ma allora. ci metto un'ora! Cioè, un'ora, per un'ora uno non può rimanere a avere un attimo live un'ora. Ma Nessuno gliene frega un cazzo di quel la gioco. mattina, prima di tutto Dopo la mattina non c'è viene ad nessuno. addormentarti, cazzo, che esci di quel gioco, è una Qualsiasi merda. cosa porto, la mattina comunque non c'è molta gente perché si va a scuola e al lavoro. No, ragazzi, al cazzo. No, ci sono gli streamer che streamano solo di mattina e fanno numeri. Uno. Vabbè, ma io no, perché quelli, i miei spettatori ci sono il pomeriggio, sera e notte. Ho capito. Allora, sinceramente, se volete, vogliamo tutta la sincerità. Se io adesso metto League of Legends, a me diventano 15 spettatori. E questo lo sto notando sempre. Ultimamente sto facendo LOL, ho sempre 12 spettatori, 13 spettatori. Guarda, ma ti faccio vedere da cosa. Ok, basta Ma andare qua. No, fai anche 15 sotto i 10 sempre. spectre non arriva. Vai, io non puoi dire che non arrivo sotto i 10 Ho aperto il spectre. No, torneo adesso, l'altra in volta, era maratona. arrivato anche a Fra, 23, faccio più 23 spectre minimo con League of spectre. Legends che con Minecraft. E con Minecraft stiamo portando il server RP, dai.
c'è Stella che ha Vabbè, ma non scritto. capiscono un cazzo su Twitch, E c'è però. Stella, Stella che ha scritto la vedetta, mi aspettavo tutto tranne che un funerale. Cioè, Quello l'ho vabbè. pensato io, ragazzi. Cioè, credetemi. Ma come sei morto, Panze? Non ho capito, cioè. A combattere. praticamente sì, combattendo, sempre combattendo, signore, ragazzi. Aggiù. C'era questa fortezza dei Piglin quando ha salito. Ah, Come te facciamo così, dicevo. dai. Facciamo solo ottobre per fare gli ultimi 30 giorni. Guardami, qual è il gioco con più aspetto? Guarda. Tutti i giochi che si giocano con voi. Perché voi ci siete in live per giocare con me o per vedermi soffrire. Among Us. Ah, da jumping, stupendo. Vabbè, questo toglielo perché abbiamo fatto, ho fatto solo il torneo. Overcooked, vabbè, perché comunque è la maratona. The Baby Yellow è un orrore, gli horror nelle mie live piacciono. Però guardate per ore. Guardate per ore. Quella è la cosa più importante. Quale gioco mi ha fatto più spec per ore? LOL. LOL per aver fatto il torneo, ci sta comunque. Hai la base perché c'hai tutti quelli che giocano con te, no? Sì, è quella la cosa. È quello che devo fare, solo streaming su LOL. Perché se fai solo LOL, poi hai la possibilità di diventare famoso. Sì, perché Oh, sono devo tutti fare. coglioni che giocano a LOL. Allora questo devo portare in live. LOL e Minecraft. Stop. Quando ho finito Si la può maratona. diventare famoso, sì. Perché guarda Baldur's Gate, a me piace. No, non conviene portarlo in live. Devo, anzi, devo portare Among Us. LOL e Minecraft. Among Us, porco Dio, guarda. Among Among Us Us alla devo fine. giocare con le mod, Alla cazzo, fine qual Among è? Us. Alla fine Among Us. Vabbè, Nel Among Us ha bene e nel fatto male, sempre. nonostante, anche se il gioco è decaduto, i spec sempre fatti. Lo so, lo so. Ma io questo è. Siamo sinceri. Dovrei portare solo il server di Minecraft. LOL. Anzi, portare Minecraft. Le mod di Minecraft. Perché se porti le mod ti fai la gente a manetta. Se porti tipo quella di Minecraft zombie. Per farti un esempio. Se porti le mod di Minecraft, il server di Minecraft, LOL e Among Us. Questo devo Minecraft fare. zombie tipo con le armi, con le mappe modificate, cose Sì, se io portassi adesso, scrivo nel titolo. Minecraft moddato eccetera, la gente viene a manetta perché la così. gente Ma si sai vuole cosa guardare il dovresti server fare? moddato. Dovresti fare quelli free entry, capì? Che così entra nel gioco. Perché c'è un sacco di gente che arriva, ma posso entrare a giocare, Ma io gli dico posso entrare a giocare? Io gli dico capì? sì, Ma si puoi. rompono i coglioni, Valeri. Se tu vuoi fare spec su Minecraft, devi avere un server aperto, capì? Infatti, secondo Ma io devo fare due server separati. più. No, Sì. sì, una roba l'RP e Allora, siamo uno. sinceri, ma perché siamo in maratona, è ovvio, in maratona più contenuti fai, meglio è. Cioè, domani comunque ci sono le sfide, eccetera. Ma finito la maratona, la sincerità è questa. Io devo provare un paio di settimane così. Minecraft, un server moddato a parte, che tutti possono entrare. League of Legends, il server di Minecraft. E la sera ogni tanto giocheremo a Among Us. Questo devo fare. È l'unica cosa che posso aggiungere. È già sta chatting. Quando ci vediamo le cose horror, perché le cose horror la gente le viene a vedere. Solo che alle 1 alle 2 andate tutti a Vabbè, dormire. fra, è Però fare un 7-8 spettatori alle po' 2. tardi, però, Questo sto Cioè, dicendo. sinceramente, di cazzo ci sta alle 1-2 di notte. È giusto, ma fallo oggi che è sabato. Che domani nessuno fa un cazzo. Se io adesso stacco la metto già sta chatting, giusto mezz'ora. Se lo facciamo adesso. Voglio provare, ti giuro. Aspetta, fammi staccare la line un Però io attimo. voglio andare a Ma penso dormire. che stanno tutti quanti